direi tra le più grosse che poteva avere, diciamo, non solo nel territorio romagnolo, in tutta Italia, una cosa del genere non è mai successa. E quindi noi abbiamo pensato, noi intendo, sono un gruppo di agenzie immobiliari, fanno parte di Mondo Immobiliare, una società cooperativa che rappresenta diversi anni sul nostro territorio, è un gruppo di 10 agenzie che in qualche modo ci sono sentiti coinvolti in questa situazione, in questa tragedia, in quanto nell'immediato periodo, subito dopo l'alluvione, i nostri uffici sono diventati un luogo così di confronto, anche di sfogo, molte volte, con anche dei pianti, quindi diciamo ci ha colpito veramente tanto. Quindi nelle nostre solite riunioni che facciamo normalmente per il nostro lavoro, sono venute fuori da parte di tutte le agenzie appunto questa necessità di incontrare i cittadini che hanno subito questa tragedia, e quindi abbiamo pensato di organizzare questa serata proprio per avere un confronto, per avere la possibilità di chiarire qualche dubbio, diciamo qualche necessità che avete voi, le vostre famiglie, quello che avete subito. Chiaramente la serata potrebbe servire probabilmente anche molte ore, molte serate, però intanto già questa, la vostra presenza sicuramente è tangibile, fa molto piacere che siete venuti tutti, sono tante persone, e spero che appunto che quello che faremo stasera sia un aiuto nel nostro piccolo per aiutare ad alleggerire un po' da questi pensieri che ci accomunano già da un paio di mesi. Allora, diciamo, adesso posso passare un po', intanto volevo elencare un po' anche le nostre agenzie che hanno organizzato questa serata, e sono 10, vorrei nominarle tutte perché siamo tutti coinvolti e tutti ci siamo impegnati a organizzare questo incontro. Quindi abbiamo varie agenzie, abbiamo l'agenzia ABI, Obiettivo Casa, Torino Immobiliare, l'agenzia Ossani, l'agenzia Gavetti, l'agenzia Rondi, sono titolare, poi abbiamo l'agenzia Garoni, l'agenzia Sala Casa, il Labirinto, la società vendite immobiliari. Queste sono le 10 agenzie che hanno organizzato la serata. Non per questo ci siamo chiusi noi stessi, noi abbiamo chiaramente aperto l'invito anche agli altri colleghi di altre agenzie, qua ci sono presenti anche altri colleghi. Questo perché è un argomento sicuramente importante quello che andiamo adesso ad affrontare. Adesso passo un attimino alla presentazione dei nostri relatori, quindi vi farò un attimino di presentazione, poi dopo passerò la parola a loro perché sono loro, diciamo, in qualche modo protagonisti della serata, che serviranno per voi per avere un po' di risposte. Cominciamo alla nostra destra, abbiamo il geometra Alice Pagliari, che è qui di Faenza, e lei, diciamo, è specializzata nel recupero dei fabbricati alluvionati, analisi, modalità e tempi di intervento, dopo ci farà la sua illustrazione, quindi su una questione pratica, su come intervenire, e poi quasi tutti voi avete già fatto, ma tante cose ci sono ancora. Poi, sempre a mia destra, abbiamo l'architetto Marchetti Lucia, che è responsabile del SUE, amministratore e controllo del territorio UF, quindi ci farà di interventi di ripristino, verifica dello stato legittimo e le procedure e richieste per i contributi. Questo è un po' il tema che affronteremo con l'architetto Marchetti. Alla mia sinistra, invece, abbiamo l'avvocato Gianluigi Pagani, che praticamente affronterà anche lui diciamo, quanto riguarda l'argomento di diritti e doveri delle parti nei contratti preliminari e nei contratti di locazione di nuovi alluvionati. Quindi
quello che può concedere quello che sono le problematiche legate a contratti in essere o comunque contratti che sono in fase di che sono attive al momento, sia di locazione che di compravendita, che possono essere preliminari, proposte di acquisto o prositi anche di case, in questo caso. Questi sono un po' gli argomenti di cui vorremmo trattare questa sera. Io chiederei la cortesia di lasciare esporre i nostri, diciamo, relatori, e una volta che hanno esposto, insomma, le loro posizioni, chiaramente siete liberi di intervenire con domande e approfondimenti. È una sera, una serata, diciamo, nata per diciamo, un confronto, quindi non avremo tutte le risposte, perché alcune risposte purtroppo non riusciamo a dare, ma non perché non vogliamo, perché non è possibile, però tutto quello che invece è a nostra conoscenza, preparazione, argomento, rispondibilità, ben volentieri cercheremo di rispondere. Allora, io passerei subito la parola alla geometra Alice Pagliari, che farà il suo intervento. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, ammetto che avrei voluto farvi una consulenza pubblica sicuramente in un altro contesto. Ringrazio sia il fatto che ci sia la cittadinanza, sia il fatto che ci siano i colleghi tecnici, perché sin dalle prime ore, dopo quello che è definibile solo un disastro, i colleghi tecnici, sia pubblici che privati, si sono messi in campo e probabilmente anche con un po' come delle ombre hanno seguito alcune delle vostre case alluvionate, anche magari senza che voi direttamente lo sappiate. Non abbiamo da insegnare nulla, perché avete fatto tanto e quello che avete fatto è sempre stato fatto bene, perché in quei momenti si fa tutto quello che istintivamente vi viene da fare sui vostri fabbricati. Parto quindi dalla fine. È finito il momento del fai da te sulla questione fabbricati. Quindi, se vi avrei potuto concludere il discorso di stasera con consultare un tecnico specializzato, io parto con questo discorso. È ora di consultare un tecnico per i vostri fabbricati. Il perché è semplice. I vostri fabbricati hanno subito un trauma, non sto parlando più o meno grave, più o meno importante, tutti importanti, assolutamente, perché una casa che viene alluvionata o colpita da una frana o da un dissesto ha comunque subito un trauma importante, esattamente come le persone che ci sono dentro. Quindi è bene adesso mantenere i fabbricati in uno stato di controllo e di manutenzione per poter poi iniziare a fare dei lavori senza andarci a spendere sopra una cifra esagerata. La primissima cosa che abbiamo fatto quando siamo entrati nelle zone alluvionate, molti di noi tecnici vi garantisco che siamo alluvionati, è stato controllare la staticità dei fabbricati, quindi un controllo generale su quello che sono le fessurazioni, le crepe, i cedimenti o gli avvallamenti che sono vicino ai fabbricati. Qualcuno di voi, voglio interagire con voi perché sono un tecnico, quindi non sono capace di stare da quest'altra parte. Alzate di mano chi ha avuto dei cedimenti vicino al proprio fabbricato o ha notato degli avvallamenti? Direi che siamo stati quasi fortunati per cercarlo, sono una mano sola di là. Chi ha avuto l'ingressione di acqua nel... Viene anche per la strada? No, vicino al fabbricato, tipo i cortili, però... Ecco, le altre problemi sono le strade. Chi ha avuto l'ingressione invece dell'acqua solo nelle zone d'uso servizio? Garage. Il resto deduco che l'acqua sia arrivata prepotentemente in casa. Ok? Allora, sia che sia entrata acqua a livello di cantina o a livello di casa, ad oggi la priorità è, dopo che abbiamo eliminato il fango, è asciugare e bonificare le case, andando anche a eliminare momentaneamente tutte quelle situazioni che possono essere ristagni di fango che voi ad oggi non vedete. Per esempio, la presenza del cartongesso, i montaggi del cartongesso che sono tendenzialmente pieni di argilla, è argilla risciolta in acqua che non si asciuga se non al sole.
le porte scrigno, tutte quelle che sono le scatole dove ci sono derivazioni, contatori, tubazioni dell'acqua, quelle sono tutte potenziali ristagni e colmetti di fango. L'obiettivo è andare a pulire, esattamente come avete voi pulito fino adesso, cavando fango con scooper, per acqua, i detriti. I tempi ora che dobbiamo aspettare, dopo aver pulito, dopo aver soffiato quello che è la tubazione dell'impianto elettrico, sempre facendolo, utilizzando un professionista, non mettetevi a toccare l'impianto elettrico da soli, per favore, ma non è tanto nella pulizia delle resti che sono staccati, quando poi li andremo a riattaccare, è il momento di far asciugare le case. Non utilizziamo metodi di asciugatura iperrapida, cioè con cannoni per il calore, oppure quei funghi industriali che vengono messi nelle case. Va asciugata bene, con moderazione, con i tipi fisiologici. Attenzione, nessuno ha detto che sarà veloce. Ecco, questo è purtroppo un dato di fatto. La muratura, esattamente come quando costruiamo le case, la muratura dei tempi fisiologici di asciugatura una volta che si è inibita completamente. Il perché bisogna di farlo controllare un tecnico? Perché dipende come è fatta la casa vostra. Potrebbe avere i muri solo di mattone pieno, dei tamponamenti in forato, i muri in cemento armato, anche gli intonaci, quindi la pelle dei vostri muri, a seconda del materiale di cui è fatta, ha una reazione diversa. Quindi l'intonaco a base calce è vero che beve tantissimo subito, ma è anche uno di quegli intonaci che asciuga abbastanza rapidamente. Quindi andiamo ad asciugare in modo moderato, perché? Perché per non rovinare quello che c'è sotto. Qualcuno di voi, sempre a sondaggio, ha visto delle fluorescenze bianche tipo una lanuria sui propri muri? Sì. Ecco, quella non è muffa, così ci mettiamo l'anima in pace su questa cosa, non è muffa, sono sali che l'acqua ha raccolto dall'ambiente, perché sono sali idrosolubili, e che nell'asciugatura si stanno rimostrando sulle murature. Se questi sali saltano fuori troppo prepotentemente dalle murature, vanno a, in colorazione meccanica, vanno a rovinare sia l'intonaco sia il muro che c'è sotto, o il cemento o peggio. Quindi, per quello che diciamo un'asciugatura lenta, perché queste sali devono poter affiorare, voi potete cavarli tranquillamente, grattandoli via, non lavateli, non date l'antimuffa su quei sali perché non è muffa, quindi non conta assolutamente nulla. Lasciate spurgare bene i muri e poi si farà un trattamento antisale prima di un'eventuale tinteggiatura. L'altra questione invece è le case con un alto tasso di umidità sono un ambiente ottimo per il proliferarsi delle muffe. Qui invece la domanda è più seria: quanti di voi hanno una muffa in casa in questo momento? Quindi quando dicevo l'asciugatura controllata è anche perché dobbiamo evitare che queste muffe con la circolazione dell'aria interna delle case vadano poi ad attaccare l'intonaco che invece è rimasto buono, perché qualcuno ha avuto 30 cm, qualcuno l'ha avuto vero fino al soffitto, ma cerchiamo di preservare l'intonaco perché non è detto che debba essere demolito. Cioè, voglio sfatare questa cosa: non tutti gli intonaci dovranno essere buttati giù, ma alcuni potranno essere tranquillamente trattati da dei professionisti. Non spendiamoli inutilmente, cioè cerchiamo di salvare il salvabile nelle case. È bene quindi andare a proporre un'asciugatura forzata. Forzata vuol dire inserendo negli ambienti un'adeguata ventilazione, un adeguato calore e qualcosa che porta via quell'umidità che non è sana perché ci sia in casa. Ovvio che il sole e l'aria sarebbero la cura migliore per le case, ma non tutti ci possiamo permettere il lusso di aspettare qualche mese. Nelle prossime settimane, se il meteo
che è sicuramente avremo delle temperature ideali per le asciugature interne, ma possiamo aiutare e velocizzare le asciugature in questo modo, inserendo all'interno delle stanze dei ventilatori che sbattono contro le pareti, quindi andando a far evaporare questo modo, cioè muovere l'aria sulle pareti, e degli umidificatori che poi porteranno via l'umidità che si va a creare. Mi raccomando, se usate un umidificatore con le finestre chiuse, perché sennò asciughiamo solo l'aria che fa infa. Spendiamo solo dei soldi bolletti che già arrivano e non risolviamo niente. Quindi è bene che durante il giorno, nelle giornate ventilate, si lasciano finestre e porte aperte in modo da creare una corrente naturale sana, perché il sole è veramente un grande disinfettante in questi casi, e la notte accendere il deumidificatore. Chi ha il legno in casa e poi il legno? Chi ha il legno in casa è ben fatto controllare, perché non è detto che quel legno sia stato tante ore a mollo sia salvabile. Perché il deumidificatore non andrebbe bene? No, non va bene con il legno, ma anche cioè in realtà il problema è che probabilmente quel legno è compromesso, il suo, se non è già stato controllato da un parchettista. È stato, diciamo, controllato adesso. A vista. Devo venire poi dopo il tecnico a fine settembre per vedere quale è il grado di umidità che c'è ancora. Esatto, esatto. Ecco, un'altra cosa è quella. Per quello che io vi dico, affidatevi a un professionista sulla questione umidità in casa, perché l'umidità non è che la possiamo misurare ad occhio, cioè ci sono degli strumenti particolari, sono igrometri per misurare l'umidità in casa. L'obiettivo è portare l'umidità a quella fisiologica per cominciare a fare il lavoro. Quindi il legno, in tante case, lo dico perché ne abbiamo viste veramente tante, lo stiamo eliminando, perché la sua immissione per lungo periodo, adesso magari in casa sono venuti, non lo so, poca acqua e comunque per poco tempo, ma se le case sono state a mollo alcune con 2-3 giorni, perché abbiamo avuto case non sono state veramente a mollo 2-3 giorni, lì è completamente compromesso ed è un ricettacolo di funghi e muffe in quel caso. Se la lì vale la pena avere una consulenza specifica da un parchettista, anche perché lo dico giusto per completezza dell'informazione, normalmente quando si presenta, si imposa un parquet, se non c'è l'umidità giusta nei massetti il parquet non viene neanche posato, quindi il legno è proprio un materiale che ha bisogno delle sue temperature e dei suoi gradi di umidità. Ha fatto benissimo però a farmi questa domanda. Ecco, per i deumidificatori che intendo io, sono deumidificatori, non riscaldatori. Deumidificatori. Il deumidificatore va a cavare l'umidità dell'ambiente. Il legno è un materiale naturale, ha comunque una sua dilatazione, non lo stiamo cuocendo, scaldando, cioè stiamo andando a cavare l'umidità dell'ambiente, non arriviamo a dire l'aria è secchissima. Però ad oggi che ci siano problemi con il deumidificatore e il legno, altrimenti non dovremmo più attaccare neanche il deumidificatore dell'aria condizionata. Scusate un attimo, lasciamo finire l'intervento per cortesia e i professionisti, dopodiché passeremo alle domande, perché altrimenti non finiamo più. La signora mi ha chiesto invece, che è pertinente perché non ho approfondito la cosa, se il deumidificatore delle abitazioni normali, se si è salvato, è efficace, non ha la potenza giusta, però male non fa, ecco. Il deumidificatore da solo, senza la ventilazione delle pareti, è inutile, perché una volta che è asciutto l'aria, lui non ha più niente da tirare fuori, noi dobbiamo spingere la parete a mandare fuori l'acqua che è rimasta all'interno, quindi dobbiamo forzarla senza andarla a snervare. E quindi una buona deumidificazione con una buona reazione produrrà un'emanazione di sale giusta da non andare a intaccare il mattone sotto o qualunque materiale ci sia sotto l'intonaco e a fare bollare l'intonaco, perché immagino che qualcuno inizi a trovarsi delle bolle di staccamento. L'altra situazione che è meno grave e troviamo è per esempio il distaccamento dello strato superficiale, la vernice. Sono dei fogli molto sottili che vengono via dalle pareti, spesso perché sono vernici di una qualità non alta e soprattutto non sono traspiranti, e quindi sta facendo praticamente la muta la casa, cioè
sistemato lo strato. L'intonaco sotto, se trattato adeguatamente, è recuperabile nel tonaco e sopra si può dare una buona vernice traspirante. Non improvvisate con acrilici, termoriflettenti, tutto quello che non lascia traspirare l'aria. In questo momento le case, le vostre case hanno bisogno di respirare, non chiudete l'umidità all'interno dei muri, altrimenti non la tireremo fuori più. L'urgenza di asciugare le case è perché un altro agente disgregante nelle abitazioni è il freddo. Quindi quando le case saranno sottoposte alla temperatura sotto zero e se c'è ancora acqua all'interno dei muri, sicuramente può causare dei danni di disgregazione, quindi gela l'acqua nei capillari all'interno dei muri e può provocare lo sfaldamento dei mattoni e quindi si rovina il materiale stesso. Mentre si deumidifica e si fa ventilare queste case, sembra che ci siano in alcuni casi dei uragani, ovvero dei ventilatori sproporzionati rispetto magari alle stanze, ma come ho detto prima si fa con quel che si ha, è bene tenere controllato tutto quello che è le muffe che possono crescere in casa, senza improvvisare degli antimuffa fai da te. Perché ho una cliente che fa l'infermiera qui in ospedale Faenza e mi ha detto che intossicati con dei prodotti mischiati tra baracchina e cose varie ce ne sono arrivati diversi. Quindi, se dovete usare la candeggina, per favore diluitela, vi mettete una mascherina, cercate di non star lì esposti, comunque il meno possibile, ma ci sono prodotti molto più efficace della candeggina che brucia la vernice e sbianca, ma non risolve assolutamente il problema delle muffe, perché vi fa vedere la superficie pulita in quel momento, ma non ha ucciso le spore che restano dentro il muro. Ci sono dei prodotti che si trovano anche dei costi più accessibili online, volendo, se le ferramenta non sono fornite in questo momento, perché la richiesta immagino che sia tanta, e sono per esempio i sali di boro, che l'abbiamo, questa parola forse l'abbiamo scoperto un po' adesso, ma che normalmente tratta il legno, li conosce come materiale perché sono un materiale che va benissimo anche per combattere la parte fungina del legno. Oppure i sali quaternari di ammonio, che sembra una parolaccia, si chiamano sali quaternari di ammonio. Non è che li trovate allo stato puro questi, esistono dei pulitori professionali che si usano anche in campo medico o comunque per disinfettare, perché qualcosa di Covid in questa situazione ci deve aver lasciato, che si possono dare sia sui pavimenti sia sulle pareti, contengono le spore di muffa, le vanno a eliminare, quindi nella reazione voi evitate di spandere queste muffe per tutto l'intonaco di casa e vanno anche a eliminare quel tipico odore di fango che ormai tutti abbiamo nel naso. Quindi diciamo che se andiamo a eliminare anche questo odore, forse lo affrontiamo anche in un modo diverso per entrare in casa nostra. Questo è per le case che hanno subito l'acqua, tanta, poca, tutte quelle che hanno subito acqua hanno bisogno di un trattamento, non ci si scappa. Che cosa? No, il trattamento lo fai una volta, cioè se è fatto bene si fa una volta e funziona. Ovvio che non c'è miglior conoscitore della propria casa, del padrone di casa. Quindi qualunque efflorescenza, macchionina nera, in realtà ho visto delle muffe verdi, grigie, arancioni, c'è una vasta gamma di colori in questa situazione, a seconda del patogeno che è stato portato. Come vedete un'efflorescenza andatela a trattare, anche finché il muro è bagnato. Perché finché i muri sono bagnati si può sviluppare, purtroppo così la muffa si sviluppa nell'umidità. Lo andate a trattare in modo da che la ventilazione non vi trasporti queste spore in giro per casa. Probabilmente ci saranno degli ambienti, per esempio come i bagni che sono piastrellati, che non hanno bisogno di trattamenti, o è perché ci siano già delle vernici lavabili, o è perché ci siano traspiranti, a seconda del trattamento. L'altro discorso invece lo riservo a quelli che sono gli interrati, che uno dice
medico dell'interrato, adesso pensa a casa. Ricordatevi che per capillarità l'umidità sale. Quindi è bene eliminare anche dagli interrati, pur lavorando sempre in sicurezza, i fanghi e tentare la sciogliatura anche degli interrati. Dove invece l'intonaco risulta compromesso, è bene far, torno a ripetere, no, fai da te, far fare da una ditta in questo momento preventivo in attesa della sciogliatura, la predisposizione per andare a fare un intonaco deumidificante macro poroso, cioè un intonaco che anche nel tempo, quindi anche con l'eventuale arrivo dell'inverno, non vada a chiudere l'acqua nelle murature, ma nel tempo possa comunque sempre spurgare acqua, umidità e continua a mantenere un equilibrio della casa. L'altro consiglio è, se state sostituendo gli infissi, cercate di farvi mettere, che comunque tutti gli infissi di oggi sono così, come apertura di solito sono anta normale, anta ribalta, cosiddetto vasistas, e la microventilazione. Praticamente l'infisso allenta le guarnizioni lasciando passare, sempre senza lo spiffero, un minimo di aria all'interno delle case. In questo modo va a mitigare e permette un passaggio continuo e anche il contenimento dell'umidità antropica, quella che produciamo in casa normalmente, no? Faccio la pasta oppure faccio la doccia, un po' lo mitiga. Usate per favore gli aspiratori. I tempi non saranno brevi, cioè vi illuderei a dirvi che in questo momento potremmo mettere le mani, no, tra un mese nelle case. Devono essere asciutte, quantomeno avere un'umidità fisiologica asciutta, non c'è nessun materiale completamente asciutto, ecco, se è chiaro. Un'umidità fisiologica da poter ritrattare, ed è per quello che insisto nuovamente con un professionista, con un igrometro, venga a misurarvi il grado di umidità giusto per poter iniziare i lavori, perché ci sono case che stanno rispondendo veramente bene, ci sono delle case invece che per la loro esposizione o per il tipo di materiale con cui sono state fatte hanno i loro tempi. Non vedo niente di irrecuperabile, cioè con i trattamenti giusti l'edilizia ha fatto passi avanti anche nel recupero dell'umidità, cioè i professionisti sono di solito abituati a che avere a che fare con l'acqua, che siano perdite, che siano contropareti, che siano insomma, fogne. L'altra cosa che consiglio è, quando intervenite nelle vostre case che attaccate gli umidificatori, i ventilatori, se l'impianto elettrico vi dà dei dubbi, è stato bagnato, non è stato soffiato, fatevi inserire in casa un piccolo quadretto di cantiere, perché comunque è una spina isolata direttamente collegata al contatore con il suo salvavita e non rischia di far saltare in aria l'impianto di un condominio intero. Questo è uno. L'altra cosa, appena si può, si consiglia una pulizia delle fosse nere, perché esattamente come è andata nei pozzetti delle cucchiare, è andata anche nelle fosse biologiche, che lavorano male e si hanno il fango dentro. L'altra cosa, la pulizia permette un controllo di quelle che sono le tubature che arrivano alle fognature, e quindi anche il fatto che ci possono essere avvallamenti, vuoti, distacchi delle tubature, ecco, chi fa le pulizie ha la percezione in questo caso, che ve lo dice. Abbiamo trovato alcune situazioni in cui la gente ci ha chiamato e ci ha detto attorno alla fossa biologica si è abbassato il coperchio, oppure ci sono delle crepe, ci siamo accorti che l'acqua nel suo ritirarsi ha prodotto dei vuoti. Credo che anche camminando per le strade vi stiate rendendo conto. È purtroppo un meccanismo meccanico dell'acqua, fa così. L'ha fatto nei massetti, l'ha fatto nei vespai, lo fa vicino alle fogne. Quindi per il bene anche del vostro condominio o casa, ecco, vale la pena fare un controllo. L'altra cosa, abbiamo avuto modo di incontrare gli amministratori di condominio, magari qualcuno di voi è in un condominio, è amministratore, hanno istruzioni per potervi aiutare e anche gestire insieme sia le parti comuni che le parti private. Quindi i vostri amministratori si stanno muovendo con le ditte, facendo mettere su, come nelle prime emergenze, no, vi hanno installato magari
ditta, quindi mi raccomando, affidatevi a loro anche per le parti comuni, anche lì non fai da te. La parte invece più difficile sono quelle case che sono state danneggiate dal punto di vista strutturale. Quelle case necessitano per forza di cose, di un'attenta analisi di uno strutturista. Voi ricordatevi che in questo momento i tecnici che sono in campo, sia architetti, geometri, ingegneri, geologi, è un lavoro di squadra anche recuperare le vostre case. L'ingegnere strutturista vi può consigliare l'intervento migliore per la messa in sicurezza, perché possa entrare un muratore a fare i ripristini dovuti, o a finire addirittura le pulizie, perché abbiamo alcuni moduli che abbiamo dovuto mettere in sicurezza per poter entrare e finire le pulizie. E soprattutto per recuperarli in modo corretto, perché un recupero ad oggi, sia dal punto di vista strutturale che di asciugatura, fatto in modo corretto, è una spesa che non dovrete più sostenere dopo. Quindi fare bene subito per non far deperire l'immobile. E poi, come vi ho detto prima, concludo, come ho detto prima, mi raccomando, siete voi i migliori conoscitori dei vostri immobili, quindi alla prima bisogna di un cedimento, di una piccola crepa, di qualcosa che non percepite che non è nell'ordinario, contattate il vostro tecnico subito, perché i prossimi mesi saranno importantissimi nel monitoraggio degli immobili. Dovete aspettare che sia asciutto. Sì, dal punto di vista strutturale lo si vede bene, dal punto di vista degli intonaci bisogna che sia asciutta per intervenire. A livello statico. È parziale perché le falde, tutto quello che è sotto del sottosuolo è ancora molto imbibito di acqua. È per quello che vi dicevo, le prossime settimane saranno determinanti, perché quando le falde andranno al loro regime vedremo se ci sono movimenti o meno in alcuni fabbricati. Quindi è un monitoraggio costante. Ci sono gli ingegneri insegnano che può essere necessario effettivamente mettere i vetrini quando la crepa però è manifesta, è importante, l'importante è capire la causa, se è uno svuotamento, se è anche un tubo rotto, può essere che causa una crepa, un tubo fognario rotto che passa vicino a quel muro che ha creato un vuoto, ecco. Dopo bisogna capire la causa, quello è il sintomo, bisogna aspettare. Lo so che è brutta questa parola, perché è bruttissima questa parola, però i sintomi, non tutti i sintomi delle patologie del cancro sono già stati manifestati. In queste situazioni qui non c'è corrente, non c'è frutto, e quindi non possiamo verificare in quel modo, dobbiamo tenere solo aperto. Aria, sole e aria, la temperatura è quella giusta. Allora, adesso grazie a Angela per il suo mandato. Ripeto, per le domande ci sarà tempo successivamente di intervenire i tecnici esperti. Allora, passerei la parola al maestro Marchetti Lucia. Posso chiedere una cosa un attimo al tecnico di prima? Un secondo? Ho detto appena adesso, ho provato, ma le domande si fanno dopo, ho detto però. Bene, buonasera. E io sono molto emozionata di essere qui stasera, perché di solito sono abituata a parlare con i tecnici, sono abituata anche a fare conferenze, ma non sono abituata a parlare con la mia città, e soprattutto dopo un momento così pesante come abbiamo e come avete vissuto tutti. E quindi vi chiedo scusa se non sarò precisissima e se mi vedrete un po' emozionata. Dunque, io mi occupo di edilizia, del mondo delle sanatorie, della verifica dello stato legittimo, degli abusi,
ordinariamente e quindi opero in via Zanelli al SUE presso il settore territorio. Sono stata coinvolta anche durante l'emergenza perché molti di noi sono stati spostati in aiuto ai lavori pubblici e adesso sono coinvolta appunto per quello che riguarderà tutto il mondo dell'edilizia che girerà intorno alle pratiche per la riattivazione dei procedimenti. Nel mio servizio, un ramo del mio servizio è anche l'ufficio sismica, per cui non direttamente perché appunto in quel momento ero occupata in altro, però diciamo che i miei ragazzi si sono occupati anche delle famose ordinanze per la non fruibilità degli immobili a seguito delle problematiche legate alla stabilità dei fabbricati. Quindi io stasera vi ho portato un po' di numeri di quello che abbiamo vissuto in questo periodo su segnalazioni diciamo per la richiesta di verifica della stabilità, che è stato un servizio preziosissimo condotto anche grazie ai volontari degli ordini, architetti, geometri, ingegneri che si sono prestati sin da subito e anche alle forze dei vigili del fuoco che comunque erano nell'unità dell'UCL qui con noi a Faenza. Erano state fatte richieste per 1300 case, per 1300 unità immobiliari. Su queste sono state fatte ordinanze di inagibilità sostanzialmente di non utilizzo per 167 edifici unità immobiliari, che sono circa pari al 12,6% delle richieste di sopralluogo, questo su Faenza. Castel Bolognese ne abbiamo fatte 38, Casola Valsegno 25, Brisighella 17, Solarolo 5, Riolo Terme 3. Quindi chiaramente il quadro di danno maggiore è stato su Faenza. Quello che posso dirvi che io ho visto in quei giorni si è verificato soprattutto per quello che è stata la forza del fiume, la forza dell'acqua, che ha con violenza soprattutto demolito divisori, fatto crollare solai che hanno lavorato al contrario, mi hanno insegnato gli ingegneri, e fatto crollare volte. Quello che è il quadro fessurativo per gli svuotamenti che raccontava Alice, io non ho ancora incominciato a vederlo, ho visto un caso un po' grave diciamo su un immobile di recente, ma il quadro diciamo della conservazione di questo edificio era tale per cui non è possibile dire se effettivamente è derivato dalle conseguenze dell'alluvione o da altre cause. Quindi per quella che è stata la mia esperienza finora diciamo che il grosso del danno è stato proprio provocato dalla forza. Molto visto anche nelle aree esterne, quindi muri divisori tra giardini anche di grandi dimensioni completamente ribaltati, ma ecco diciamo siamo ancora un po' in attesa. Non sono state presentate molte comunicazioni o pratiche edilizie di riattivazione fino ad ora, probabilmente anche per il quadro incerto normativo che adesso vi andrò un po' a descrivere. Per quanto riguarda invece le domande di contributo di CAS, quindi contributo per l'autonoma sistemazione, e di CIS, contributo di immediato sostegno, ad oggi sono arrivate in totale sull'Unione per CAS 2.367 domande e per CIS 4.013 domande. Abbiamo avuto moltissime domande su Faenza, 1.750 per CAS su Faenza e 2.253 per CIS e molti CIS anche su Castel Bolognese e Solarolo che sono intorno ai 700-800 moduli depositati. Riolo Terme si aggira sul centinaio, caso e anche Brisighella, mi riferisco sempre al CIS, e caso da Valsegno 40 domande. Su Faenza sono state fatte anche delle diciamo, valutazioni statistiche, nel senso che sono state fatte delle valutazioni diciamo area per area interessata, quindi divise per Borgo Borgotto, Orto Bertoni, zona La Pirenaccio, ma
la percentuale dei residenti per zona che hanno presentato domanda a nostro avviso è ancora abbastanza bassa, perché la media della percentuale dei residenti più alta è pari circa al 34% e appartiene alla zona di Lampi e Renaccio, mentre invece abbiamo zone probabilmente anche meno colpite in centro storico come Sassi Matteotti e la zona delle Mura che si aggira intorno all'8%. Poi le altre zone sono tutte intorno più o meno al 10-20%, chiaramente molto alta è stata già la presentazione delle domande nella zona di Reda e anche del Borgo e del Borgotto. Poi non vi sto insomma a tediare con i numeri, però è dato risaputo la popolazione colpita in termini di residenti è circa pari a 23.000 persone. Adesso io ormai da una vita che dico che in Faenza siamo 60.000, non so se siamo ancora 60.000, però più o meno un terzo di quello che è la popolazione faentina. Poi è chiaro con i livelli di danno diversi, ma comunque per dire che molti di noi, molti di voi sono stati colpiti. Allora, questi dispositivi di sussidio, di aiuto immediato, come dice la parola, alla popolazione è noto che sono stati introdotti dall'ordinanza 999 del 2023. Ora, i due moduli che vi interessano di più sono il modulo 1 della richiesta di acconto, il modulo A1 della richiesta di acconto e il modulo B1 della richiesta di saldo. Tutto ciò che ci sta in mezzo sono le varie procure e dichiarazioni varie. La Regione ha pubblicato anche delle FAQ sul tema soprattutto del CIS. I nostri uffici sono aperti nelle modalità che sono state pubblicizzate sotto il bottone della Molinella, per cui si sta cercando di dare un servizio al cittadino per la compilazione di questi moduli, insomma a mio avviso molto vicino alla cittadinanza. Vi sono delle cause di esclusione che nel frattempo sono state, grazie al cielo, anche in parte riviste e ritarate. In particolare mi riferisco a una delle originarie cause di esclusione che diceva che se l'immobile presentava degli abusi, sostanzialmente non si aveva diritto a questo tipo di contributi. A questa problematica si è cercato di dare rimedio con una recente ordinanza un'ordinanza del Presidente della Regione, la 95/2023, che è il 22 giugno, quindi è molto recente, in base alla quale è stato invece definito che non si deve fare la verifica dello stato legittimo e quindi fare pesanti ricerche di accesso agli atti qualora le opere necessarie per la riattivazione degli edifici non richiedano la presentazione del titolo edilizio, ergo devo mettere mano agli impianti, devo fare una sostituzione dei contatori, devo fare dei lavori all'intonici, ai pavimenti. Per noi tutte queste opere si qualificano come opere di manutenzione ordinaria che non necessitano di un procedimento edilizio depositato a firma del tecnico e quindi possono essere fatte, diciamo in gergo, in attività edilizia libera, liberamente. Quindi la Regione per questo tipo di interventi avrebbe detto non è vero quanto era stato scritto nell'ordinanza 999, quindi quella parte, quando vai a depositare il CIS o la famosa perizia a firma del tecnico abilitato e si parla di stato legittimo, non è necessario che tu la compili. Invece per quanto attiene alle verifiche dello stato legittimo dell'immobile, se deve essere presentata una pratica edilizia, fermo restando diciamo il regime semplificato delle modalità operative della comunicazione che dopo vi racconterò, non c'è chiaramente ancora una grande chiarezza, perché il documento nazionale parla di verifica dello stato legittimo dell'immobile, mentre invece il documento regionale, che a nostro avviso ha avuto la licenza di definire nel dettaglio in base al proprio ordinamento la materia, descrive le parti, dice che la verifica dello stato legittimo deve essere fatta relativamente alle parti ove si va ad intervenire,
che quindi, se riguarda un'unità immobiliare, comunque mi attendo che sia riferita all'intera unità immobiliare, magari non all'edificio, non all'intero edificio, ma soltanto all'appartamento o alla pertinenza dove si vanno a fare i lavori. Alcuni casi di interpretazione, diciamo, a mio avviso positiva, che è stata data in URF rispetto alle possibilità di presentare il CIS per casi particolari, quindi vi parlo di domande ricorrenti che sono arrivate in questi giorni. Se ad esempio si è avuto un danno ad un impianto, alla caldaia, impianti che chiaramente sono funzionali all'utilizzo delle abitazioni, ma si trovano nelle pertinenze e negli interrati, si ha comunque diritto a presentare il CIS. Se questi impianti si trovano anche nelle parti comuni, quindi il proprietario della singola unità immobiliare non ha avuto danno alla propria abitazione, però il contatore o l'impianto risiedeva in una parte comune e questa è stata danneggiata dall'alluvione, allora l'interpretazione, tra l'altro proprio di oggi, a seguito di una FAQ anche regionale, è che abbia diritto a presentare il CIS e istruiamo questo tipo di domanda. Ugualmente, se l'unità immobiliare è catastalmente individuata con la categoria catastale della funzione abitativa e all'interno di questa categoria e dell'unità immobiliare, adesso parlo un po' per i tecnici, dico la verità, forse per i cittadini un po' vale questo, e all'interno della stessa unità immobiliare abitativa sono ricomprese anche le cantine, i garage, perché una volta venivano accatastati tutti nella categoria A residenziale, vogliamo che sia 2, la 3, quello che è, e non C2, quindi del deposito e pertinenza, allora anche se la parte principale, cioè dove si hanno le camere da letto, non è stata danneggiata, ma è stata danneggiata la cantina, è stato deciso di ammettere la domanda di CIS e di istruirla. Chiaramente queste ultime cose che vi ho raccontato sono interpretazioni a favore del cittadino che ci siamo sentiti di dare, ma che potrebbero, tra virgolette, essere smentite da fonti di rango superiore a noi, tipo la Regione. Però se nulla viene detto, la nostra intenzione è di procedere così, almeno anche su questi temi specifici. Allora, andiamo sulle novità che sono state introdotte da questa ordinanza del Presidente della Regione del 22 di giugno, che è la 95/2023, che poi viene a valle di un'altra ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che è la 1010, sempre del 23 di giugno del 2023, dove ci viene detto, dalla combinata lettura di questi due strumenti, che per il ripristino e la messa in sicurezza urgente degli edifici può essere presentata una comunicazione al Comune, dove deve essere indicato però il nome del direttore dei lavori, i riferimenti del direttore dei lavori, che da un certo punto di vista si assume la responsabilità della verifica della conformità dell'intervento alla normativa vigente e dell'impresa. Questa comunicazione, per questa comunicazione, che io sappia, non è ancora stata fatta nessun tipo di modulo. Ho chiesto in Regione, ma non sanno se lo faranno o se attenderanno una modulistica unificata nazionale. Comunque sia, potrebbe anche essere che in pendenza, insomma, in unione possiamo decidere di costruire una sorta di modulo con i form che avete anche visto per il CIS. Comunque su questo non ve lo garantisco, siamo un po' in attesa di capire che cosa viene fatto a livello sovraordinato di noi. Comunque questa comunicazione abilita alla immediata esecuzione delle opere, per poi avere la
giusta integrazione nei 120 giorni successivi, con quello che manca rispetto al deposito fatto dal tecnico incaricato, quindi anche l'eventuale titolo abilitativo e la famosa verifica dello stato legittimo di cui si parlava prima. Ora mi rivolgo un attimo ai tecnici. Sappiamo tutti che disciplina nazionale sulla verifica dello stato legittimo, articolo 34 bis del DPR 380, e disciplina regionale, articolo 19 bis della legge regionale 23-2004, sono leggermente diversi. Io non so dirvi in questo momento se la verifica dello stato legittimo debba essere operato alla luce dell'uno o dell'altro strumento. Perché a sentimento, a logica, mi verrebbe da pensare che sia una disciplina che possa essere gestita dalla regione anche per il tramite del suo presidente con le ordinanze tipo la 95 che appunto è uscita l'altro giorno. Dall'altro punto di vista, trattandosi di contributi nazionali, statali, ho il ragionevole dubbio che ci sia un'attenzione diversa su questo tipo di tema di materia, però cercheremo di rimanere il più possibile aggiornati e allineati. Questa comunicazione, la ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile, dice che va in deroga quindi alla normale, ordinarie procedure del DPR 380, che è la norma che regola la disciplina dell'attività edilizia, ad alcuni articoli di questo che riguardano fondamentalmente le strutture, quindi le denunce dei lavori, le autorizzazioni sismiche che possono essere acquisite, barra perfezionate appunto nei 120 giorni successivi, e all'articolo 146 del decreto legislativo 42-2004, cioè il codice dei beni culturali, che per i non addetti alla materia si riassume nella norma però solo paesaggistica. Quindi per questi tre temi, sostanzialmente edilizia, strutture, paesaggio e poi c'è un articolo a parte sul vincolo idrogeologico, secondo l'ordinanza regionale si può integrare la comunicazione nei 120 giorni successivi. È escluso da questa deroga la tutela monumentale, quella che già chiamiamo la tutela della parte seconda del decreto, cioè i beni vincolati dalla soprintendenza con decreto ministeriale, i beni storico-architettonici che hanno uno specifico decreto. Perché? Perché per questi vige una comunicazione, sempre per sensi di un articolo del codice, che già prevede la possibilità di fare opere di messa in sicurezza, puntellature con una semplice comunicazione che poi deve essere integrata con la successiva richiesta di autorizzazione ordinaria. Per i tecnici sempre il famoso articolo 21 del codice. Quindi se hai un bene, se si ha a che fare con un bene tutelato dalla soprintendenza per la tutela monumentale, si fa la regolare comunicazione dell'articolo 27, è possibile fare opere provvisionali messe in sicurezza, stop, e poi bisogna chiedere l'articolo 21. In accordo con il funzionario di zona, in casi gravi si può chiedere sull'articolo 21 la somma urgenza, cioè fammi l'istruttore velocemente perché devo ripristinare velocemente il mio fabbricato. Quindi per questo diciamo che vedremo quando avrete le pratiche da presentare caso per caso come portare poi avanti questa interlocuzione. Ciò detto, vi dicevo vincolo idrogeologico, sempre queste particolari ordinanze, c'è stata anche per questo tema una semplificazione per cui la comunicazione, lo svincolo viene fatto non più con un'autorizzazione in questo periodo che per queste esigenze, ma con una semplice comunicazione all'ente delegato che è sempre l'ULF e che si deve esprimere in 7 giorni. Opere temporanee. Le opere temporanee ordinariamente possono rimanere in piedi per 6 mesi, 4 se siamo nella zona di tutela paesaggistica, quando invece
sono necessarie per la prosecuzione delle attività produttive o dei pubblici servizi o per soddisfare esigenze abitative connesse all'attività delle aziende agricole, è molto puntuale, ma il decreto è scritto così, non sono rimosse appunto in deroga sempre al DPR 380 e possono rimanere in piedi, possono rimanere in essere fino al cessare della necessità e comunque fino alla agibilità degli immobili riparati, ripristinati e ricostruiti. Quindi diciamo che questa è una sorta di facilitazione qualora un'impresa abbia dovuto fare un'opera temporanea oppure un imprenditore agricolo si è dovuto andare a vivere in una costruzione non adibita alla residenza in modo temporaneo, ecco, c'è stata questa estensione per queste particolari tipologie. Io ero abbastanza tranquilla e sicura di aver capito che cosa si sarebbe dovuto fare fino a ieri, perché questo che vi ho raccontato era stato descritto dalla Regione, da questa ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile il 22 giugno. Ieri viene pubblicato, o oggi viene pubblicato comunque la notizia di ieri, che è diventato ufficiale, il decreto legge 88/2023, che è un decreto legge sempre finalizzato alla ricostruzione e alla riattivazione degli edifici in, diciamo, associazione al DL 61, che è stato già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi è diventato ufficiale, è diventato efficace oggi. In questo decreto legge vengono definite le funzioni del commissario straordinario, vengono definiti gli stanziamenti, che sembrano anche essere notevoli, poi i numeri variano a seconda dei giornali che si vedono, ma insomma sul decreto dovrebbero essere abbastanza fissi, e vengono date al commissario straordinario delle indicazioni che entro 2 mesi dalla nomina deve comunque prevedere a individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio, individuare quelle modalità per la riparazione delle abitazioni che hanno presentato danni lievi e danni più importanti, quindi si fa già un discrimine tra queste due tipologie di danno che si possono aver avuto, e deve valutare se definire dei criteri, degli indirizzi sia per la pianificazione che per la progettazione, la ricostruzione e la riparazione degli edifici, tanto fino ad andare a definire che la regione potrebbe anche andare a perimetrare i centri storici più colpiti dall'alluvione e andare a definire all'interno di questi quegli ambiti dove si deve operare con piano urbanistico attuativo. Quindi questo decreto si inserisce in una norma che sembrava già essere un attimo migliorata, con, a mio avviso, una maggiore rigidità. Si ritorna indietro sulla verifica dello stato legittimo, perché non si parla più delle tolleranze e di altri istituti che noi abbiamo, ma sono comunque confidente che su quelle, almeno quelle di livello nazionale, che sono le DPR 380, ne possiamo fare conto. Viene però detto che le spese 100% sostenute, se riconosciute nell'ambito del contributo e fino all'erosione del plafond che viene messo a disposizione dallo Stato, dovrebbero essere coperte. Questo tanto per i beni residenziali, quanto finalmente si inizia a parlare anche di attività produttive, di altro tipo di attività. In questo decreto, dove la parte legata agli interventi dei privati, la ricostruzione privata, è disciplinata all'articolo 5 e all'articolo 6, vengono dati alcuni paletti, chiaramente quello della tracciabilità finanziaria delle spese sostenute a pena della decadenza del contributo, quindi per chi fa edilizia ormai è noto da tempo che si debbano avere conti correnti dedicati, però ho capito che ci sia insomma una sorta di controllo importante su questo tema, e
nuovamente viene ribadito che l'immobile, per poter godere di questi benefici, deve essere dotato di un titolo abilitativo, quindi deve essere legittimo e non deve presentare totali difformità. Quindi al momento in cui dovrà essere presentata questa domanda di contributo, a differenza della comunicazione di cui vi avevo raccontato regionale, sembra che debbano essere già state presentate almeno le sanatorie, mentre invece la disciplina regionale diceva, nell'ambito dei titoli che si presentano per la ricostruzione, potrà essere presentata la sanatoria in quel contesto, perché nella nostra regione è possibile presentare CILA in sanatoria con opere, SCIA in sanatoria con opere, quindi io spesso ho un unico titolo dentro a cui si autorizzano sia le opere in sanatoria che le nuove opere. Quindi questo sarà insomma utile capire se la regione avrà la forza, attraverso la mediazione che può avere, ma io sono confidente di sì, di riuscire a fare delle ordinanze, al commissario, perché poi i nuovi strumenti che ci dovremmo aspettare sono queste ordinanze del commissario straordinario, che in accordo e sulla base del tavolo tecnico regionale, diciamo, possa disciplinare in base a quelli che sono anche gli istituti della nostra regione. Per quanto definito appunto all'articolo 6 per la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, l'istanza di concessione è presentata ai comuni, quindi al SUE, quelli che sono i nostri uffici, insieme alla richiesta del titolo abilitativo, però viene detto ove necessario, quindi questo mi fa sperare che riusciamo ad avere ancora una modalità semplificata per l'attività edilizia libera, come vi raccontavo prima. E a questo, lo dico più che altro per i tecnici, dovrà essere, a questa istanza dovrà essere allegata la scheda di rilevazione dei danni, che però viene detta che deve essere redatta o dall'autorità statale o dal personale tecnico del comune o dal personale tecnico specializzato a supporto del comune opportunamente formato. Quindi questa sembra essere una scheda che debba essere comunque redatta da questo gruppo di lavoro terzo, che non si sa bene come sarà costituito e da dove ci arriverà dall'alto. Poi dovrà essere allegata la relazione tecnica asseverata a firma del tecnico abilitato, dove si assegna sostanzialmente il nesso della causalità con l'alluvione, e su questo insomma siamo un po' più abituati alla luce della modulistica, e poi chiaramente il progetto degli interventi con il computo metrico estimativo. A questo punto si deve fare l'istruttoria in cui si deve verificare la compatibilità urbanistica dell'intervento, bisogna fare la verifica urbanistica sempre nel rispetto di tutte quelle che sono le regole, bla bla bla. E infine si deve attestare la conformità, nuovamente torniamo con il tema dello stato legittimo urbanistico edilizio da parte sempre del tecnico abilitato, e in questo caso richiamano in causa anche noi, perché questo è un po' strano, oppure dall'ufficio comunale tramite titoli edilizi legittimi. Poi il comune verificherà insomma che il contributo spetta, perché immagino sulla base dell'elenco delle vie alluvionate lo trasmetterà al commissario, il commissario farà il decreto di concessione, diciamo dovessero, nelle pratiche sottoreggiate dovessero emergere degli elementi di carenza importanti, allora il commissario potrebbe anche disporre l'annullamento o la revoca, quindi è diciamo una partita abbastanza delicata, bisognerà essere molto attenti e molto precisi. Per il resto, diciamo che nelle parti finali di questo articolo si parla della dematerializzazione, del fatto che probabilmente saranno predisposti dei moduli ad hoc, e ok, li aspetteremo, e altre novità non ce ne sono. L'ultimo aspetto, secondo me, importante che volevo dirvi, perché è un po' una preoccupazione che è arrivata sui nostri tavoli
anche in questi primi giorni di ripresa della quasi ordinaria attività, è merito al contributo di costruzione, ergo oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, che chi ha avuto modo di fare una pratica edilizia più o meno di recente sa che possono essere richiesti in funzione della tipologia di opere che si va a fare. Quindi facilmente una ristrutturazione edilizia che non riguarda un'unità immobiliare unifamiliare richiede il corrispettivo di un contributo. Per questo tipo di procedimenti, che comunque abbiamo ritenuto possano essere inquadrati come opere di restauro e di saneamento conservativo, perché si tratta di ripristinare parti di immobili o di unità mobiliari che erano già edificate, già costruite, anche se dovessero esserci opere importanti come la ricostruzione di un solaio, la ricostruzione di volte, abbiamo ritenuto di poter dire che l'intervento è esonerato dal contributo. E quindi questa, insomma, è una cosa secondo me importante, proprio per non gravare su di voi, sui cittadini che già sono stati gravemente colpiti da questa disgrazia. Io direi che più o meno queste novità, nella purtroppo incertezza del quadro normativo attuale, ve le ho descritte. Sulle domande invece di accesso agli atti, che sembra una cosa che riguarda i nostri uffici di Via Zanelli, diciamo che la nostra attività anche durante la riunione non si è mai interrotta, perché poi i nostri uffici non sono stati toccati. È stato toccato soltanto l'archivio del comune di Castel Bolognese, dove invece l'archivio fino agli anni 88-89 non sappiamo se potrà essere recuperato, e la situazione è molto critica, quindi su questo probabilmente faremo delle comunicazioni su come attestare lo stato legittimo, quindi fino a prova di falso anche sulla base degli atti notori, quindi le testimonianze della proprietà o il catasto di primo impianto. Insomma, adesso si va molto nel tecnicismo, non sto a descrivere tutto, però per dirvi che anche nei comuni ci sono stati danni importanti. E quindi invece, dicevo, su Faenza la richiesta di accesso agli atti è sempre stata garantita anche in questo periodo, e quindi cercheremo di essere il più veloci possibili nella estrazione e nella messa a disposizione delle pratiche. Siamo all'architetto Marchetti, adesso passerei la parola all'avvocato Pagani. Bene, grazie a Mondo Immobiliare per l'invito e grazie ad Alice Lucero per essere stato interessantissimo. Il mio è un argomento un pochino più noioso, tanto che arrivo ultimo e ancora peggio, cerco di non annoiarmi, soprattutto non so esattamente qual è il livello di cultura giuridica che avete, per cui chiedo scusa se c'è qualche collega o qualche persona esperta, cercherò di usare i termini più comprensibili per tutti voi che avete un problema concreto, lo cerchiamo di analizzare. Come compito della serata mi sono stati dati tre argomenti, in particolar modo se qualcuno di voi aveva stipulato un contratto preliminare di vendita prima di questo evento alluvionale, che fine fa, e soprattutto quali sono i rapporti fra voi, la professoressa Firenze, il comitato venditore e quant'altro. Poi la questione se qualcuno di voi invece aveva un rapporto di locazione, o come conduttore o come locatore, con tutti i problemi connessi, e poi per la domanda per il contributo, e poi lo vedremo in fondo. Allora, per iniziare su questo farei tre premesse velocissime. Le tre premesse sono queste. Uno, quello che vi dico non è oracolato. Perché? Perché un fatto alluvionale come questo che è successo in Italia non ci sono grandi precedenti, e ad oggi, a pochi mesi dal fatto, non ci sono delle sentenze che vi possono dare un'indicazione di massima. Prendiamo a modello i due avvenimenti più recenti che sono successi, quali il sisma del 2016 e il Covid degli anni scorsi, che in qualche modo hanno interrotto un rapporto contrattuale fra le due persone e hanno introdotto un vulnus, un problema grave.
Vediamo, e ci sono delle sentenze molto interessanti, ve ne ho portato una che la leggeremo velocissimamente nei punti principali, perché è molto similare al problema che avete voi. A Norcia nel 2016 era stato fatto un preliminare di vendita, a un certo punto è arrivato il sisma nelle due ondate dell'agosto e dell'ottobre, che ha in qualche modo rovinato la casa, distrutto parte della casa, e quindi il giudice è andato ad analizzare se questo contratto preliminare firmato prima del sisma potesse valere anche dopo. Mutatis mutandis è la stessa identica cosa per quanto riguarda abitazioni alluvionate che hanno avuto un problema similare. Quindi quello che vi dico non è oro colato, perché quando voi arrivate in una causa giudiziale non è solo il fatto in se stesso la regola di carattere generale, ma la regola di carattere generale viene coniugata a seconda del vostro fatto specifico, della vostra realtà, del vostro problema e del vostro atteggiamento, diciamo, come soggetti. Questo ve lo dico perché io provengo da una zona che non ha avuto l'alluvione ma ha avuto le frane, diciamo forse la zona più colpita del bolognese, che ha avuto 480 frane in un piccolo comune, quindi immaginate, non abbiamo avuto problemi di alluvioni ma sono venute giù le montagne. Ogni tanto riceviamo delle telefonate a Bologna da parte di persone che dicono un gravissimo problema, vengono, risarcimenti danni, caos, eccetera, eccetera. Poi si scopre che il vento aveva spostato un poco da cui è entrata l'acqua del tetto. Quindi stiamo parlando di cose che rispetto ai vostri problemi sono minimi, però la gente poi, quando ci sono finanziamenti, contributi un attimo fuori di testa, quelli che non hanno avuto niente, non quelli che hanno avuto qualcosa. E quindi c'è un principio di carattere generale, che nel vostro caso penso sia inutile dire, perché siete tutte persone che siete qua, avete avuto un problema specifico, che è la buona fede contrattuale, cioè il giudice nel momento in cui va a analizzare la questione, va a analizzare esattamente quello che è successo e quello che è stato l'atteggiamento, soprattutto in tutta la fase del fatto, delle trattative precedenti, dell'interpretazione del contratto, dell'esecuzione del contratto, si guarda quella che è la buona fede, cioè il comportamento corretto delle parti. Fatti queste promesse, adesso entriamo nel dettaglio. Prima di tutto, adempimento contrattuale. Cosa vuol dire questa frase? Voi fate dei contratti, il contratto è un contratto a corrispettivo, cioè io faccio qualcosa, tu fai qualcosa, ti prendo la casa, tu mi dai i soldi, sin all'arma contrattuale. Può essere che qualcosa in questo rapporto venga a mancare e quindi nel preliminare di vendita, tralasciamo quello che è l'alluvione, ma ci possono essere dei motivi per cui il contratto si risolve, cioè si scioglie, viene mandato a monte. E potreste avere avuto anche delle occasioni voi, normalmente, che in un giorno ve lo danno, cambio idea sul fatto. E questo comportamento, che ho cambiato idea oppure è successo qualcosa che mi ha fatto cambiare idea, ha delle conseguenze. Nel preliminare perdo la caparra, devo dare il doppio e quant'altro. Quindi ci sono delle conseguenze. Possiamo dire che l'alluvione incide poi su queste conseguenze e in qualche modo le va a annullare, cioè il contratto si può sciogliere? Assolutamente sì. Perché? Perché dice la legge, il contratto si risolve per vari motivi, l'adempimento contrattuale, eccessiva onerosità, impossibilità della prestazione, basato su cause che possono essere la causa di forza maggiore, quindi un'azione esterna che viene a incidere sul vostro rapporto. E mi sembra che in questo caso questa azione ci sia esattamente, ci sia stata. Quindi chi tra di voi, se la maggioranza, insomma, ha avuto un fatto così grave, quale ad esempio l'acqua è entrata in casa, oppure il dover abbandonare il proprio immobile per trasferirsi da altre parti, oppure l'immobile con tutto quello che dicevano prima i due precedenti relatori, ha una forza di causa maggiore per cui può dire il contratto è successo qualcosa, per cui ha inciso sulla possibilità di portarlo a termine, ok? E qual è il problema principale? Che se qualcuno di voi ha firmato un preliminare prima dell'evento e doveva vendere l'immobile, il fatto che sia arrivata l'alluvione e che l'immobile non sia più uguale a quello che era originariamente causa dei problemi. Perché voi non date più un bene che è corrispondente a quello che io ho visto. Poi anche qui bisogna entrare nel dettaglio, perché il discorso è l'acqua che è entrata in casa fino al secondo piano, l'acqua, come dicevano le colleghe, non è, la casa non è più statica, non è più salubre, non è più abitabile, eccetera, eccetera, e chi ha invece avuto un piccolo problema che è arrivato fino ai muri esterni. E anche lì la giurisprudenza dice che bisogna distinguere
quale tipo di problema, e se l'immobile possa essere ritenuto ugualmente valido come abitazione, abbia le caratteristiche e venga chiesto eventualmente al proprietario di rimetterlo a posto per quello che non ha le caratteristiche, oppure sia completamente inagibile e quindi sia un bene assolutamente diverso. Attenzione, questo è per l'alluvione, ma lo stesso caso per il sisma, lo stesso caso per un effetto particolare di frane in quella zona, eccetera, eccetera, un evento esterno. Allora, tutti questi discorsi va bene, Pagani, bravo, hai detto quei discorsini, ma vediamo un po' nel dettaglio di capire qual è la situazione reale. Prendiamo questo contratto e di preliminare, stiamo parlando del Tribunale di Spoleto, il contratto preliminare di compravendita era stato fatto nel 2016, una settimana prima del sisma, e prevedeva la vendita di un immobile, tra parentesi un immobile di grande valore del comune di Norcia, che veniva venduto a 775.000 euro. Arriva il sisma agli inizi dell'agosto del 2016 e poi dopo c'è stato successivamente una seconda ondata di terremoti qualche mese dopo, e questo immobile aveva, che aveva due o tre edifici, era una vecchia casa rurale, quella che c'è la casa normale, padronale, la casa diciamo del colono della volta, poi c'è il pozzo, oppure c'è il pollaio e quant'altro. Una di queste ebbe nella prima ondata delle problematiche, crepe e quant'altro, l'altra non era stata toccata, nella seconda ondata la prima che era di crepe è caduta e quindi è crollata, e la seconda che non aveva avuto niente invece incominciò ad avere delle crepe. Quindi l'immobile era uno abitabile ancora e uno completamente distrutto in due ondate successive. E chi la voleva comprare giustamente dice non voglio più comprarla e chiede indietro la caparra che era di 55.000 euro. L'altra parte è in corso di causa, ha fermato quelle che volevano vendere, ma scusami, una è ancora in piedi, anzi ci abitate dentro, cioè nel senso che noi continuiamo ad abitarci normalmente, per quella distrutta prenderete i contributi per il sisma di oltre 516.000 euro, quindi ben oltre il valore dell'immobile che noi vi cediamo eccetera. Qual è il vostro problema? Cioè ve la ricostruite, mentre nella prima e per la seconda è abitabile. E nel motivo della decisione il giudice ha dato ragione all'acquirente e quindi l'immobile è stato restituito al proprietario, che anzi non l'aveva mai neanche ceduto, e i soldi sono stati restituiti di caparra all'acquirente, quindi il contratto è stato risolto definitivamente. E dice il giudice, attenzione, un fatto così grave rende impossibile la prestazione, l'impossibilità della prestazione, del rapporto sinallagmatico, estingue la prestazione, dovendo avere la stessa, i medesimi caratteri di quando era stata venduta. Quindi un fatto sopravvenuto che interviene dopo la conclusione del contratto, definitivo, cioè la casa è stata demolita e non può essere assolutamente più riparata, e deve essere dipendente da una causa non imputabile al debitore, forza maggiore, una causa esterna, far sì che ci sia un accertamento dello stato di incertezza e quindi la sentenza di condanna alla restituzione e alla ipotesi di impossibilità della prestazione. E fin qui il diritto, quindi gli ha dato ragione sul diritto, che è un po' una situazione magari di alcuni di voi. Poi è andata ad analizzare il fatto, e qui apro una parentesi. Voi avete vissuto sulla pelle la vostra esperienza e quindi date per scontato tante cose. Attenzione, se un domani andate in tribunale non c'è nulla di scontato, cioè chi fa l'azione giudiziaria, chi subisce l'azione giudiziaria deve dimostrare al giudice il fatto. Per cui molti dei riferimenti delle mie colleghe alle perizie, alle fotografie, all'evolversi dei fatti, alla situazione, ai danni che avete all'interno della casa, eccetera, eccetera, al di là che hanno un utilizzo che servono per fare domande, contributi, quant'altro, eccetera, progetti, ma hanno anche un utilizzo futuro se avete qualche eventuale, spero di no per voi, insomma, contenzioso per vendite o quant'altro. Perché dice il giudice, bene, adesso che abbiamo fatto il diritto andiamo a vedere il comune che cosa faceva, che cosa ha avuto come problematiche, l'attività, perché questa casina serviva anche per agriturismo, la vendita del terreno, l'appezzamento, le prove, e fra parentesi mi è stata presentata una relazione da chi ha proposto l'azione che specifica tutto. La controparte non ha contestato questi fatti, quindi io do per scontato che il terremoto abbia abbattuto la casa, che ci siano le crepe, eccetera, eccetera. Non mi interessa nulla se voi riceverete dei fondi per rimetterla a posto, o non mi interessa.
interessa nulla se in realtà con un'azione di ricostruzione oggi non ci sono più le circostanze che c'erano alla firma del preliminare. E quindi come tale, senza neanche attivare nessun accertamento tecnico particolare, ha dato ragione all'acquirente, quindi il contratto è stato sciolto, risolto ed è stato restituito alla Carpatia. Questo è un caso, altri casi li abbiamo avuti ad esempio sul Covid, perché anche se il Covid ha una disciplina un po' particolare, perché ci sono state delle legislazioni particolari sul Covid che sono entrate nel merito dei contratti, dando la possibilità di risolvere determinati contratti in presenza di determinate circostanze. E un aspetto molto particolare, qualcuno di voi mi chiede, ma c'è una responsabilità, ad esempio, dell'amministrazione pubblica? C'è una responsabilità di chi doveva controllare o chi doveva intervenire sui fatti che hanno causato questo? Allora, questo è molto adesso al di là della politica, diciamo, io parlo giuridicamente, non mi interessa la politica. Allora, questo è molto difficile dirlo, perché dal punto di vista giuridico io devo dimostrare un'esatta responsabilità di chi, a chi imputo un fatto. E, da noi, adesso parlo del mio caso, così usciamo da Faeta, nel caso del nostro comune, ad esempio, è stato accertato che la maggior parte delle frane fosse derivato dal fatto che l'acqua non riusciva ad andare nei tombini, perché i tombini erano da oltre 5 anni che nessuno li puliva, per cui si erano creati dei ristagni di terra che era diventata quasi dura, per cui l'acqua ha corso lungo le strade da lì nei campi, dai campi è franata. Allora c'è un'altra sentenza molto interessante che riguardo i danni della responsabilità del proprietario dell'ente pubblico, dà ragione alla persona che aveva chiamato l'amministrazione, non so neanche di quale tipo di amministrazione si tratta, e ve la voglio leggere, una Cassazione del 2016. La possibilità di invocare il fortuito, il caso fortuito, la forza maggiore, deve ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso fra la cosa e l'evento e quindi possa essere considerata, in questo caso l'alluvione, una causa da sola sufficiente a determinare l'evento. Nel caso concreto, non so di quale caso concreto si tratti, però come principio, la Corte ha ritenuto che se l'ente pubblico avesse adempiuto agli obblighi sullo stesso aggravante in qualità di custode dell'evento dannoso, nonostante l'eccezionalità delle piogge, non si sarebbe verificato l'evento dannoso, oppure avrebbe avuto una consistenza inferiore e pertanto affermato la responsabilità dell'ente pubblico in questo caso. Attenzione, non mi voglio spingere da domani a far causa al comune o a... perché è un discorso molto complicato. Adesso facciamo delle valutazioni di carattere generale, è un discorso molto complicato perché l'evento è stato veramente eccezionale, quindi la forza maggiore, ci sono tutti, ecco. Però questo per avere un'indicazione di carattere generale che comunque tutto quello che è la contrattualistica che in questi periodi avete siglato, stato subendo, cioè l'avete siglata prima e poi c'è il problema dopo, è sottoposto a due principi. Da una parte che l'eventuale risoluzione del contratto è collegata, come diceva il giudice di Spoleto, all'accertamento del requisito della forza maggiore. È successo un evento di forza tale a cui non è stato possibile resistere, come è il caso specifico. Da lì si va all'accertamento del vostro fatto concreto, qual è il danno che avete avuto, e da lì si dice che comunque se c'è qualcuno che è responsabile di questo danno, adesso parliamo del comune, ma può essere anche un vicino che possa avere deviato una particolare zona, costruito una particolare zona, ci possa essere un accertamento. Tutte queste sono responsabilità che vanno valutate con molta attenzione, anche perché oggi fare una causa giudiziale non è così semplice, chi le perde poi paga anche dei danni che sono, per dire, condannano chi fa delle cause senza motivazione, quindi bisognerebbe analizzare il caso concreto con molta attenzione, però come principio di carattere generale questo voglio che vi rimanga nella testa. Usciamo un attimo dal preliminare di vendita ed entriamo nel rapporto di locazione. Ora, nel rapporto di locazione c'è una questione un pochino più particolare, perché
di carattere generale, come discorso di carattere generale, rapporto fra locatore e conduttore, al locatore toccano una serie di spese straordinarie per il mantenimento dell'immobile, al conduttore le spese ordinarie di gestione, con o senza accordi, a seconda di che tipo di contratto, eccetera. Diciamo, questa è la casistica normale. Cosa succede? Può essere che ci siano dei danni d'alluvione che abbiano portato a delle degli interventi di riparazione maggiori da parte del proprietario, che devono essere fatti da parte del proprietario. È vero che il conduttore, come è nella casistica generale, quindi non per l'alluvione ma in qualsiasi casistica, in caso di emergenza può intervenire lui in sostituzione del proprietario, comunicando con il proprietario che è dovuto intervenire per un caso eccezionale, che adesso più passa il tempo più il caso eccezionale si spegne, insomma, penso che era forse nei momenti successivi al fatto, e può eventualmente dopo richiedere al proprietario il rimborso delle spese che ha fatto per il suo intervento. Quindi il rapporto delle spese è un rapporto molto semplice che il proprietario si deve assumere. Il rapporto più difficile è la casa non è più abitabile, cioè oggi io adesso mi metto nei panni di un conduttore, nonostante poi anche bene dal punto di vista umano al mio proprietario che ha avuto la casa distrutta, ha avuto un problema, io non riesco più ad abitare, oppure l'abito con una serie di problematiche eccetera eccetera, perché si è riempita d'acqua, perché c'è umidità, staticità eccetera. E il problema principale qual è? Sempre lo stesso, che la locazione, come tutti gli altri beni, come tutti gli altri contratti, è un contratto sempre si famoso sino all'acqua contrattuale. Io ti do la casa, tu mi paghi. Se tu non mi dai una casa abitabile e mi devo trasferire, io non ti posso pagare. Se tu non riesci a darmi una casa abitabile nel giro di breve tempo, io posso risolvere il contratto e andarmene da un'altra parte. È vero che, essendo una prestazione corrispettiva nel tempo, non ti posso chiedere dietro i soldi, non ti posso chiedere dietro i soldi per il periodo che ho abitato che non c'era nessun problema, non posso chiedere i soldi da quando non l'ho più abitato. A differenza in altri tipi di contratto, come ad esempio nella risoluzione del contratto di vendita, si risolve il contratto, ti chiedo indietro ciò che ho dato, perché non è mai partito. Nella locazione spesso è una cosa scontata che sapete molto bene tutti, e non è possibile, quindi io da un certo punto in poi abbandono l'immobile oppure aspetto che tu me lo rimetta a posto per poter poi entrare nuovamente nel tuo immobile. E se il bene locato è distrutto, allora vediamo un attimo, c'è cioè la Cassazione Civile dice attenzione, la distruzione del bene locato, la casa alluvionata che è completamente inagibile, la quale fa venire meno l'obbligo di manutenzione a carico del locatore rendendo applicabile la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta, ricorre, cioè il bene è completamente distrutto, quindi io proprietario non lo devo mettere più a posto perché è distrutto, quindi il contratto si risolve, tutelare poi lo metterò a posto con calma. Ricorre non solo quando il bene locato sia totalmente distrutto, ma anche quando la rovina, pur essendo parziale, riguarda gli elementi principali e strutturali del bene e ne pregiudica in modo definitivo la funzionalità e l'attitudine a esercitare il ruolo che il bene ha. Quindi nel momento in cui il mio bene è distrutto, il contratto è risolto, nel momento in cui il bene è parzialmente distrutto, bisogna fare un'analisi di come, se è ancora funzionale adesso l'abitazione, se ha un piano utilizzato e l'altro no, quindi bisogna andare un attimo nel dettaglio per capire che cosa tu proprietario puoi fare. Mettiamoci nel panno del conduttore, dice la Cassazione del 2010, il conduttore ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancata riparazione della cosa locata. Oppure al carattere d'urgenza lo stesso conduttore che ha avvisato il locatore ha fatto il lavoro, oppure ha avvisato il locatore e questo non ha fatto il lavoro pur avendo la possibilità di farlo. In tutti questi casi io che sono il conduttore posso chiedere anche un risarcimento del danno, perché tu non mi metti a disposizione nessuna casa, io non ho la possibilità, cioè continuo ad abitarla ma non è abitabile al 100%. Quindi attenzione nei rapporti. Poi è vero che questo è parzialmente poco utilizzato, sia perché la Regione è intervenuta con dei finanziamenti, con la possibilità di contrattare la diminuzione del canone d'affitto e un contributo che la Regione dà per pagare parte del canone, eccetera, eccetera, eccetera. Però nel rapporto
se il rapporto diventa litigioso ci possono essere delle conseguenze sul fatto che il proprietario non intervenga su un bene locato. E adesso vado, vediamo un po'. E un'altra sentenza che può essere molto interessante è questa. E io posso smettere di pagare l'affitto subito se in realtà utilizzo il bene, quindi non stiamo più parlando di un bene completamente distrutto, sono fuori casa, ma c'ho un bene che ha qualche problematica o è entrata l'acqua, non è uscita subito, per cui è un po' umido nella parte sotto, posso in qualche modo attaccarmi a questo? Dice la Cassazione nel 2008, attenzione, al conduttore, all'inquilino, non è consentito astenersi da versare il canone, ovvero di ridurselo in modo unilaterale, ti pago la metà perché la casa non è perfetta, e quando si verifica una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, ho una parte che non è utilizzata, ho l'umidità che si sente ancora la puzza, eccetera, eccetera. E la sospensione totale o parziale dell'adempimento del conduttore è legittima solo quando venga a mancare la controprestazione da parte del locatore, non è una casa abitabile, costituendo se no un'alterazione del sine alagma contrattuale. Quindi la sospensione è legittima solo se io non ti do una casa abitabile, la sospensione è illegittima perché è contraria a buona fede se io approfitto di una problematica che ci può essere per autoridurmi il canone o per non pagare più, e quindi l'autoriduzione o il pagamento, essendo legittimo, porta alla morosità, la morosità porta eventualmente allo sfratto. Ok? Poi capite bene che sono, come dire, parole, valutazioni, chi è che decide se è abitabile, non abitabile, abitabile parzialmente, il bene, cioè c'è una valutazione sul fatto concreto, quindi dovete portare queste parole che vi dico al vostro fatto concreto per capire, insieme a un esperto di diritto, magari se la situazione può portare a uno sfratto oppure no. Parlo adesso dalla parte del proprietario che si vede l'inquilino che non paga più. Quindi l'integrale adempimento dell'obbligo del conduttore, continua la sentenza, di corrispondere il canone di locazione, può non pagarlo solo in caso di effettiva e dimostrata compromissione totale del godimento del bene. Okay? Ancora un'altra sentenza similare, se l'appartamento presenta dei problemi gravi per riduzione della qualità, ma non così importanti da pregiudicare la vivibilità, l'affitto va comunque pagato. Per smettere di pagare, dice il giudice, i problemi devono essere tali che l'inquilino sia costretto ad andare a vivere altrove, ovvero che la casa sia completamente inservibile. E anche questo sono tutte fasi di accertamento giudiziario. Adesso salto alcune cose così vediamo di un'ultima cosa, poi magari dopo rispondere alle vostre domande che magari possono essere più dirette. E qui magari ci può venire incontro anche l'architetto che è molto più brava. Nel caso di un immobile dato in affitto che presenta danni alla struttura e danni ai beni all'interno, la struttura di proprietà del proprietario dell'immobile e i danni di proprietà dell'affittuario, i beni che sono all'interno di proprietà dell'affittuario, la domanda può essere presentata da entrambi, ciascuno per la propria parte, per accedere al contributo. E la risposta che tanto, visto che danno anche le facce, le domande che vengono rivolte al pubblico qui, è che no, la domanda deve essere una sola per casa. E quindi qui nasce il problema che qualcuno di voi mi ha posto, che dice, va bene, allora se la presenta il conduttore deve depositare la richiesta di autorizzazione da parte del proprietario che rinuncia alla propria richiesta a favore del conduttore. E se il proprietario non lo fa? Ora, è una situazione un po' particolare, quindi in realtà non è mai successo, anche in casi similari che sono state fatte le domande. È il solito problema, cioè la legge dà un diritto di poter fare in questo modo. Se qualcuno non vi permette di esercitare il diritto, dovete andare dal giudice per dire io faccio la domanda per me, oppure lui fa la domanda, ma i beni miei all'interno non li può mettere la sua domanda, quindi sono costretto a farla io per lui, e
se lui non mi autorizza, andiamo da un giudice, facciamo dei procedimenti abbastanza veloci per poter dire che mi autorizzi a fare la domanda. Quindi questo problema, se non so se voi avete una cosa del genere, e capisco anche che dire una domanda per un contributo devo andare anche dal giudice, è una cosa un po' particolare, però non è che ci siano tante altre soluzioni. Io adesso mi fermo qui, ho altre cose, poi eventualmente rispondo alla vostra domanda. Grazie. Allora, se la domanda, se può dire anche il nome per cortesia, quando si presenta e fa, può fare la domanda. Sono un ingegnere, mi hanno chiesto di assistere un caso in cui c'è appunto il locatore e l'affittuario. Il problema non è tanto quello di dare l'autorizzazione all'uno per occuparsi della cosa dell'altro. Questo è, sarebbe il minimo. In questo modo si genera un conflitto sicuro. Come fa un proprietario che si va a occupare del messo in pristino dell'abitazione, nel senso di struttura, muri, impianti, si va a occupare delle spese tecniche, del stato legittimo, eccetera, a occuparsi anche del contenuto del locatore, quello dell'affittuario. Viceversa, come fa un affittuario a occuparsi dei beni del proprietario? Sinceramente non ho una risposta, nel senso che questo è quello che prevede le disposizioni sull'ordinanza del presidente del Dipartimento della Protezione Civile, quindi questa OPIC, qualcosa del genere, sulle ordinanze, che prevede una sola domanda per immobile. Adesso non so se la collega prevede, per cui i casi possono essere tre, e trovate la descrizione dei casi proprio nella Unione Romagna Fiorentina, cioè il proprietario che presenta la domanda per i danni all'abitazione e gli eventuali arredi di sua proprietà all'interno solo, oppure l'inquilino per i danni ai beni propri, materiali didattico, stoviglie, eccetera, eccetera, oppure l'inquilino per i danni ai propri beni, arredi, elettrodomestici, materiali, e per i danni dell'abitazione del proprietario dietro la rinuncia di quest'ultimo. Io penso che, dato che questa è una delle problematiche maggiori che ha scatenato maggiore dibattito, prima o poi qualcuno interverrà per poter modificare questo input, però esiste oggi questo piccolo gap. Come li paga? Perché lui è rimasto senza niente, praticamente non ha più i mobili, non ha più le macchine, già tanto si prende ancora lo stipendio quando non hanno anche il lavoro alluvionato. Se vuoto, e però devono essere, le spese devono essere intestate a chi presenta la domanda. Poi anche i tempi, perché devono essere fatti entro il 31 di ottobre, quando diceva prima geometra che i muri si devono asciugare prima e non trovo i muratori che ti vengono a fare i lavori, come gli elettricisti, come quant'altro, come uno ha un parente che viene, se no. Allora, secondo me sui tempi, perché come dice la parola, il CIS doveva essere il contributo per l'immediato sostegno. E quindi io, da quando è uscito, avevo inteso che dovesse coprire quelle esigenze degli inquilini che avevano perso tutto quanto era un bene materiale immediato, ed eventualmente in una seconda fase pensare agli immobili. Poi è stato fatto un po' un fritto misto, perché in questa prima tranche è stata introdotta l'opportunità di chiedere il contributo anche per la riparazione, quindi i primi lavori sugli immobili. Però la data del saldo, quindi il tempo entro il quale bisogna presentare il modulo B1, quello che dicevo prima, e quindi il 30-31 ottobre,
si riferisce a questo tipo di provvidenze, cioè i soldi che sono stati stanziati con la 999 che appartengono appunto al CIS. Quello che invece era la riattivazione, ma questa è una mia idea, spero che sia così, non lo so, cioè, quello che è, invece sarà le disposizioni date dal commissario straordinario per quello che è la richiesta di contributo che ho descritto della 88, del decreto legge 88-2023, quindi con quella procedura strana per cui questi tecnici statali, anziché del comune, verremo, faremo la scheda, poi c'è il titolo abilitativo, c'è la verifica di conformità, bla 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 bla, appartiene a delle provvidenze, quindi a degli stanziamenti che lo Stato ha messo a bilancio, ma per i quali non ci sono ancora le ordinanze, cioè non ci sono quelle modalità operative che dicono si fa in questo modo, ne ha diritto chi è il cane in questa casistica. Quindi mi rendo conto che è un momento non chiaro e che il tempo è passato, perché comunque il tempo è passato per tutti, perché sono quasi due mesi insomma che c'è stata una riunione. Però sì, i tempi che erano il 30 agosto per la richiesta di la prima rata, diciamo, di 3.000 euro e il 30 ottobre, quindi il saldo del 3 più 2, 5.000 euro, si riferiscono a questo particolare tipo di contributo che è il CIS. Altra cosa dovrebbe essere l'altro. Posto che non so, cioè sono purtroppo atti di competenza nazionale e regionale, quindi noi li dobbiamo gestire, ma ci vengono propinati, diciamo, quindi noi non abbiamo poteri di creare degli spostamenti di termini e di date. Per quanto attiene anche uno di questi moduli, che è quello famoso del modulo 8 della perizia, per la quale invece sono riconosciuti 750 euro in più rispetto ai 3 più 2, rispetto ai 5.000, quindi sono una tantum che possono essere spesi per fare questa perizia. Ecco, nella 999 non ci sono dei tempi definiti per i quali debba essere presentata entro una certa data. Come dicevo prima, dall'ultimo decreto legge sembra che nei prossimi due mesi debbano essere definite queste cose, quindi mi voglio ben sperare che insomma ci siano dei chiarimenti e delle possibilità di, diciamo che il grosso dei lavori con i titoli abilitativi e comunque con questo tipo di contribuzione dovrebbe seguire una tempistica diversa che non è legata a quella del 30 di ottobre, perché il 30 di ottobre è per il CIS, il contributo di immediato sostegno, quindi con il CIS si prendono i 5.000 euro detta schietta. La perizia è sempre stato chiaro, è stato detto in varie salse, almeno io ho capito così, che la 999 non copre i soldi della perizia, quindi sopra i 5.000. La messa in sicurezza dell'impianto elettrico, tutte quelle che sono
spese piccole di prima assistenza, mi dispiace dirlo, ma arrivare a 5.000 un attimo. È una cosa, cioè, è più una cosa che mai. La questione è questa. E l'altra questione, rispetto a un'altra questione della periferia, i tecnici non stanno facendo perizie, stanno facendo prettamente sopralluoghi ricognitivi proprio per l'incertezza normativa. Perché se io vi presento una perizia adesso, come tecnico privato, non come persona che viene a vedere il danno, se ti presento una perizia adesso, faccio una perizia di danno, non di ripristino. Perché ad oggi non so come. No, perché adesso non so ancora l'effettivo danno e quello che io ci metterò per sistemare quel danno, perché magari è scesa una tramezza in un garage, io non ti posso periziare il muro che è venuto giù, devo periziare il fatto che sotto va fatto un nuovo getto, una nuova alimentazione, costruire il muro. Questa è una perizia di ripristino, per quello noi tecnici, per i colleghi che sono qui, non abbiamo ancora visto una perizia. Però davvero con i 5.000 del CIS in taluni casi li ho già visti volati per anticipare per esempio i costi del ripristino delle porte, gli anticipi che vengono dati per l'acquisto degli infissi, come dicevo prima. Ancora la scrittura non è però per dire se le porte si ordinano, no, ma giustamente c'è anche da dire che i 5.000 sono da, cioè il rendiconto da presentare entro la fine dell'ottobre. Però se ordini una porta adesso, bene bene che ti va anche un portone di un garage, perché appunto il danno, tutta l'unità immobiliare che ricade nel CIS, se arriva a gennaio o febbraio è grassa. Ecco. Nessuna delle persone che sono presenti in questa sala ha potere decisionale su quelle date, perché arrivano dal Dipartimento di Protezione Civile, l'abbiamo proposto tutti, sia sì, è già arrivata la proposta sia dagli ordini professionali sia dagli enti, proprio, cioè man mano si rilevano queste cose, che portiamo le esperienze che abbiamo con due persone, e man mano si trovano le criticità, sia pubblico che privato, vanno al tavolo della discussione e dicono: bene, qui c'è un problema, riusciamo a risolvere questo problema? Ecco, per quello che si aspettava un tempo. Io volevo fare una domanda. Io sono proprietaria di un appartamento locato in Si può stare un pochino la voce, no, ma sul microfono. Ho un appartamento locato, gli inquilini sono andati via naturalmente subito la notte stessa, perché era. E io non ho chiesto il pagamento e loro hanno bloccato subito l'affitto. Voglio sapere, io sono a posto, devo dare delle comunicazioni all'ufficio delle entrate, perché ho chiesto, è un mese che chiedo a chi mi ha stipulato il contratto un chiarimento, però non mi rispondono, quindi vorrei essere in regola io. Allora, non c'è una disposizione specifica riguardo all'alluvione, io utilizzo quella che è il principio di carattere generale. Se c'è una modifica del contratto, ad esempio è successo durante il Covid, quando abbiamo ridotto i canoni d'affitto, abbiamo sospeso i canoni d'affitto perché la gente non lavorava più, una comunicazione all'agente di entrate io la farei, cioè rispetto al contratto di locazione il canone d'affitto è stato sospeso, punto. Lei manda la comunicazione normale e poi vediamo cosa succederà in futuro rispetto a questo caso specifico, insomma. Quindi è una comunicazione che le porta via un'email, una PEC, e ha già risolto. Questa fase no, perché in realtà non sappiamo neanche noi cosa succederà, sicuramente ci sarà un intervento anche per rispondere alla signora prima, cioè in Italia succede spesso che c'è una scadenza o un fatto particolare, il giorno prima della scadenza viene rinviato, quante volte l'abbiamo vista, oppure c'è un fatto particolare che incide, quindi c'è una
particolare situazione, lo stesso Figliuolo che era in incontro con Bonaccini l'altro giorno, ci sentirò il territorio, cercherò di capire. Quindi è passato così poco tempo dai fatti che chissà cosa succederà e se sarà modificato. Però ad oggi sono aperti i territori e quindi vedremo poi se modificano, se cambiano, succederà qualcosa di particolare. Per quello dico, mettetevi dalla parte dei contori, fate la comunicazione, loro hanno sospeso il pagamento, voi non dovete tenere tasse domani e tutti vedremo poi cosa succede rispetto a questo. Però in caso di inagibilità si può, si chiude il contratto, si chiude. Certo, se si deve risolvere, si deve risolvere, si deve comunicare. Un'altra cosa che forse, cioè non è inerente a questo, però volevo un consiglio. Io queste persone, cioè l'appartamento l'ho svuotato io senza chiedere aiuto a loro perché sono disabili e ho cercato di salvaguardare il più possibile, per esempio delle stoviglie, cose del genere, cose che erano salvabili, insomma. Però io adesso per poter fare i lavori, per poterlo asciugare, ho tutte queste cose in mezzo, ho chiesto una volta, due volte, tre volte di venire a toglierle, di portarsele via, sono le loro. Già mi sono sentita dire ho perso tutto, però quello che noi abbiamo potuto salvare l'abbiamo salvato, non sono manco venuti a vedere. Sì, sì, adesso veniamo, ho messo tutti in mezzo tutte queste cose, pesanti, scopiglie e tutto il genere, cosa devo fare? Posso buttarli sulla strada? No. Come mi devo comportare? È la domanda un po' difficile. È una domanda difficile perché in realtà non c'è la risposta, nel senso che il consiglio è se sono beni che non hanno valore o non buttati, cioè l'alluvione li ha completamente rovinati. Lei ci dice che alcuni beni sono ancora utilizzabili. Sono stoviglie, sono piatti, sono ne avevano. Allora, in una situazione similare, ad esempio negli sfratti, succede spesso che magari fa uno sfratto e trova la casa piena di roba, che qui è andato via, oppure l'hanno mandato via i carabinieri e non si è portato via la roba, lei fa una diffida per dire entro 15 giorni niente la prendere, se no noi ha due possibilità, o li butta via, oppure li mette in un deposito a pagamento, noi diciamo buttateli via, cioè nel senso che non si ha uno di valore. Per cui lei fa una diffida all'inquilino, ma in caso diciamo di sfratto, adesso non dico di fare la diffida con le rette a questi che hanno perso tutto, ma anche voi poi avete perso una bella cosa. Per cui se lei può tenere da qualche parte di tenga, se no scriva all'inquilino una lettera raccomandata dicendo vieni a prendere entro 15 giorni, se no li butto via, anche perché mi sono accorto che sono tutti rovinati, basta, dopodiché chiudiamo la partita, non li tenga lì, se sono in mezzo. Nel caso che un inquilino è in una casa che è inagibile, si può fare il scioglimento del contratto, giusto? Sì. Ma l'inquilino, la domanda che fa per il caso, la perde oppure continua per 12 mesi come è adesso praticamente? Perché finché l'inquilino ha un contratto ma in casa non si può andare, allora usufruisce del cash, ma nel momento che il contratto non ce l'ha più, usufruisce ancora di cash oppure no? Beh sì, perché lei ha questa situazione, che lei fa la risoluzione del contratto è il rapporto tra lei e l'inquilino, che serve per parentesi a lei per non pagare le tasse, l'inquilino per... Però l'inquilino ha fatto la domanda e il fatto è successo realmente, cioè in questa situazione, per cui per me non ci sono assolutamente delle conseguenze. Se la casa non è agibile, ma comunque bagnante non si può andare, ma il padrone di casa vuole decidere il contratto, si può fare o no? È il discorso che abbiamo fatto prima, se la casa è inagibile può risolvere il contratto, se la casa è agibile e il soggetto ci vuole rimanere all'interno e non ci sono delle problematiche, il contratto non può essere risolto in una situazione normale. Cioè, lei in una situazione normale è l'inquilino che decide di andare via, il proprietario lo può mandare via solo in certe circostanze, di scadenza del contratto, di morosità o quant'altro. È uguale identica questa situazione, se la casa ha delle problematiche, ma l'inquilino ci vive oppure ci vuole vivere, finite diciamo le problematiche, eccetera, l'inquilino ha un contratto di locazione che vale. No, ma la casa acqua 3 metri da soffitto, la casa non si può abitare.
A casa non ci siamo, perché non ci sono bagnati, non c'è la caldaia, le finestre distrutte, poi non però non vuol dire che è inagibile. Chiaro, quindi la casa però è inabitabile, è invivibile. È inabitabile, ma non è inagibile, è diversa la cosa. Quindi qual è? Perché allora, il giudice guarda la situazione di fatto, al di là della situazione di diritto, cioè al riconoscimento di inagibilità, eccetera. Se la casa non è abitabile, perché la casa non è abitabile in queste circostanze, il contratto può essere risolto, perché nessuno ci può abitare, quindi lei non dà un bene abitabile. Poi, il problema in questo caso non mi sembra che non esista, perché è una finestra, una porta, niente è abitabile. I problemi nascono quando la casa è parzialmente inabitabile, alle porte e finestre, ma c'è la grande umidità dentro che c'è la puzza. Ma questo succede anche nelle case, ad esempio, noi abbiamo una zona diciamo, un pochino più povera nel nostro comune, dove sono delle case, ho detto, delle postacci, dove c'è l'umidità che la gente si ammala. Quella non ha bisogno, non ha avuto bisogno dell'alluvione, è inabitabile lo stesso per l'umidità. Cosa succede? Fanno causa al proprietario e si dimostra che la casa è inabitabile. Quindi sono le situazioni al confine, diciamo, fra l'abitabilità o l'abitabilità, ecco. Ma se una casa non ha porta finestra non è una casa, punto. Non ci sono discussioni su questo. Un capannone. È la mia. Sì, sì. Anche perché non è che abbiamo fatto dei provvedimenti di inagibilità dove l'acqua ha reso inutilizzabile la casa, abbiamo fatto dei provvedimenti, quelle 167 ordinanze di cui parlavo prima, per ragioni di stabilità, dove i tecnici hanno accertato che c'erano delle condizioni di non sicurezza. La inutilizzabilità per muffa o per la presenza di acqua è un altro tipo di danno. Dovrà fare dei
case che magari hanno un pochino meno problemi, intanto c'è l'umidità, ma l'acqua è già uscita, il fango è già portato via, e metto a posto queste 4-5 cose, da domani lo posso riaffittare. Se tu vuoi rimanere, te lo faccio riaffittare a te, cioè se rimani dentro, non te lo devo neanche riaffittare. Mi sospendo per il mio. Mi chiedevo se dovevo chiudere il contratto, visto che sta ancora lì. Allora, lei un po' può chiudere il contratto quando proprietario, cioè è il quinto che può decidere se andare e risolvere il contratto. Se lui vuole rimanere, magari finta. Eh no, allora è troppo comodo. L'edificio, cioè, se lui rimane all'interno la casa è abitabile. Quindi se lei può concedere perché ha avuto un piccolo problema, perché c'è un po' di punta dentro, una piccola riduzione, è un discorso. Ma non è che sono alluvionato, cioè sono stato alluvionato, vivo in una casa normale, poi sono stato alluvionato e non parlo, ma questo è un discorso che c'è qualcosa che non va. Signora. Però se abbiamo fatto l'ordinanza non può stare lì, Quello è un dato fondamentale, su questo starei un po' attento. Magari guardiamo qual è l'ordinanza, qual è il contenuto, se è superabile con la valutazione tecnica. Se lui così non potrebbe utilizzare la casa perché c'è l'impianto elettrico che non è però per il resto di casa è l'acqua. Cioè c'è un tanto lì. Per altre ragioni, perché comunque c'è un danno per l'impianto, quindi chiedeva se è corretto che l'inquilino non paghi l'affitto ma neanche receda dal contratto, perché in realtà la proprietà non ha ancora scelto e non sa se avrà la forza e la capacità per eseguire questi lavori di restauro e di riqualificazione. Verifica, però nel sopralluogo io ad esempio
sarebbe stato emesso, rilasciato il quadro attestato di agibilità. Mi è stato risposto di no, in virtù di una sorta, interpreto io, di silenzio assenso, cioè nulla mi viene detto, do per scontato che l'immobile sia agibile, però mi è sembrato un po' vago, un po' confuso, e questo quindi chiedo se effettivamente il silenzio assenso vale in questo caso. La seconda domanda riguarda il discorso dei contributi, il risarcimento dei danni ulteriori rispetto al CIS, cioè rispetto ai famosi 5.000 euro, saranno dati questo risarcimento sarà dato a fronte di preventivi, come ha detto lei, preventivi presentati, oppure risarcimenti di danno anche se uno non opererà alcun ripristino? Secondo me, partendo dalla prima domanda, all'inizio eravamo confidenti di riuscire a dare un riscontro almeno per email su quelli che chiamavamo i semafori verdi, cioè è stato fatto il sopralluogo, non c'è stato un riscontro negativo. Poi è stato fatto per i primi casi, poi l'attività è stata talmente tanto intensa che è stata sospesa questa sorta di riscontro al privato che non ha avuto problemi. Però se lei vuole può sempre chiedere con una comunicazione, una mail alla PEC del comune, insomma vediamo in qualche modo di recuperare la storia del vostro sopralluogo, se no se passa in ufficio da me. Le do conferma del fatto che effettivamente sia andato tutto a buon fine, però se effettivamente fossero state riscontrate delle criticità anche solo parziali, siamo stati celeri nel assumere le ordinanze. Adesso siamo già tornati un po' alla condizione semiordinaria, tant'è che i tecnici volontari non girano più sul territorio, ci sono ancora delle squadre comandate da altri comandi dei vigili del fuoco che supportano il comando di Ravenna, però ecco, non li attiviamo noi, vengono attivati direttamente, per quello che ho visto in queste settimane, o da voi cittadini o dalla soprintendenza nell'ambito dei suoi controlli sul territorio o da vicini che segnalano delle condizioni di criticità. Quindi per tornare insomma al suo caso specifico, ecco, mi trovo in via Zanelli, magari facciamo una verifica e vedo di dare una mano. Dunque, l'altro tema su che cosa si dovrà fare. Allora, io per come è impostato l'articolo 6 temo che il risarcimento sarà legato a chi metterà mano ai lavori, perché comunque si parla che l'istanza di concessione dei contributi è presentata nell'ambito del titolo abilitativo ove necessario, e comunque anche quando si verificano insomma le moduli del CIS e anche il famoso consultivo, questo è abbastanza chiaro anche sul nostro sito dell'Unione, i 3.000 euro che sono stati dati in termini di acconto devono essere poi supportati dalle spese effettivamente sostenute. Se a consuntivo le spese sono di 4.000 euro, non è che se ne ricevono 5.000, se ne ricevono 4.000. Quindi credo che la logica sarà delle spese sostenute per la riattivazione degli edifici. Almeno sul terremoto dell'Emilia dovrebbe essere stato così. Scusate, se non c'era l'avvocato Montevecchi che aveva fatto la mano prima. Sì, grazie. Buonasera, sono Montevecchi, l'avvocato di Confedilizia. Buonasera. Intanto la prima cosa che mi devo essere preso un passaggio, cioè quando si parlava della domanda alternativa o il proprietario o l'inquilino. No, perché io sono rimasto alla primaria, diciamo così, versione, no? Quel provvedimento 999, in cui se non sbaglio nella modulistica c'era scritto che solo il proprietario residente poteva fare la domanda, cioè non mi pare che, a meno che non ci sia un'interpretazione nuova, che voglio dire che possa essere alternativo o lo fa il proprietario o fa l'inquilino. Secondo me, se il proprietario non è residente, la domanda non la fa, a meno che non ci sia qualcosa di nuovo.
No, lo può fare anche il proprietario se aveva un inquilino con la residenza abituale e continuativa in quell'unità immobiliare, oppure il proprietario con dove vi erano altri soggetti in titoli di comodato, usufrutto o altro diritto reale di godimento, dove appunto era presente questa abituale. No, allora, noi abbiamo letto come tutti le FAQ, anche dal titolo della 999 sembrava in origine che si avesse diritto al contributo anche per la pertinenza danneggiata senza avere il danno all'unità abitativa, perché io in italiano ad esempio l'avevo letto così, poi la FAQ ha smentito, cioè purtroppo siamo anche in un momento in cui si devono seguire le direttive. Speriamo quindi... una precisazione, diciamo così. No, allora, l'interpretazione prima che nostra della regione è stata che questo diritto era comunque da dare anche al proprietario. Nel momento... A volte gli appartamenti sono ammobiliati, per esempio, dai mobili del proprietario. Sì, ma voglio dire, allora infatti uno si chiede giustamente perché il proprietario deve fare la firma? Fare la firma evidentemente, cioè... Guardi la modulistica.
fisica e nella sezione 2 e nella sezione 3 ci sono anche le note esplicative in fondo e danno proprio l'indicazione dei tre diversi soggetti a portare il nuotatore, poi con tutti i limiti che questo ha, eccetera, non entra nella diatriba, però il modulo è abbastanza specifico, tra parentesi, fatto un po' sul modello americano, da riempire con le, cioè ti dà già la domanda pronta, quindi con le flag, eccetera, per cui è abbastanza evidente, poi vedremo cosa succede se si vuole che verrà fatta la modificazione. Sul resto, guarda, quello che dici, sì, posso essere d'accordo, in principio il problema principale è che è passato troppo poco tempo, cioè del fatto che siamo ancora in emergenza, fra virgolette, non ha ancora dato neanche i fondi a Figliuolo per dare la regione, eccetera. Per cui questi sono discorsi che forse anche invitiamo il mondo immobiliare a fare fra 6 mesi, perché dopo ci sarà il grande capitolo della ricostruzione e tutto il resto che inciderà sensibilmente. Non ho una risposta su questo, diamo un attimo dei fatti concreti. Sulla ricostruzione ti posso anticipare, scusi se ti do del tutto, ma certo. Ti posso anticipare che la ricostruzione in base al decreto legge che è uscito è una fatta. Comunque, ultima cosa. Ti dico solo questo, a Faenza sicuramente l'Agenzia delle Entrate per sospendere, per accettare, diciamo così, non tassare un canone che viene sospeso, vuole la dichiarazione bilaterale, cioè praticamente registrare un accordo che è anche tassato zero, perché gli importi, gli accordi che prevedono la sospensione del canone non sono tassati, e quindi secondo me una semplice comunicazione unilaterale, almeno l'Agenzia delle Entrate del Paese non accetta. Secondo me è meglio fare la registrazione di due righe firmate da tutti e due. Il signor Pozzano, un po' la voce è confinante. Sul parco Gatti, dietro la palestra Michieli, dove la forza dell'acqua mi ha buttato giù con un muro di cemento armato di confine e mi ha confinato il muro del parco Gatti. Come mi devo comportare? Non c'è più il confine e se piove forte dal parco Gatti potrebbe entrare ancora a mancare. Che passi devo fare? Come mi devo comportare? È un muro di cemento armato, è venuto giù del fungo, sarà anche da ricostruire. Allora, so che la situazione del parco Gatti è conosciuta e quindi credo che i colleghi dei lavori pubblici provvederanno insomma a fare un progetto anche sul parco, o comunque era una situazione che veniva monitorata anche durante l'emergenza, quindi insomma, è conosciuto il fatto che ci sia stato questo danno, come c'è stato a volte, come raccontavo prima, anche tra divisioni di proprietà private. Però lei può comunque segnalarlo con una mail alla PEC dell'Unione in modo tale che ne rimanga traccia, poi tutti i protocolli che arrivano in Unione vengono gestiti e di conseguenza si provvederà a capire come fare per mettere magari in vista anche questo intervento, che tipo di intervento fare in relazione a quello che sarà la migliore situazione, mi viene da dire, idrogeologica di quella zona. La PEC dell'Unione è pec@romagnafaentina.it. È sul sito, però se pec@romagnafaentina.it. Signora, prego. Si può alzare un po' la voce? Sì, grazie. Vorrei chiedere un chiarimento perché credo di non aver capito molto bene. Praticamente hai una chiamare il ristorio, aiuto. Successivi al CIS. Lei ha detto, e mi rivolgo sia all'architetto, avete lasciato il decreto, se non sbaglio, oggi forse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dove si fa riferimento appunto a questi aiuti. E se ho capito bene, riguarderanno solamente le opere, diciamo così, edilizie, murarie, cioè gli interventi che andranno a ripristinare, diciamo così, appunto, dal punto di vista edilizio, oppure verranno esarciti anche bieni che si sono persi, ad esempio, nel mio caso, in un video, cioè, insomma. Allora, io ho approfondito il tema edilizio perché di questo mi occupo, però invito tutti ad andarlo a guardare, vero è che mi riferisco più che altro alla fattura
famosa perizia, quindi dovrebbe essere questo secondo tipo di finanziamento, ma probabilmente non chiaramente legato alla ricostruzione privata. La perizia poteva prevedere anche la copertura delle spese riguardo ai beni mobili, poi le famose macchine che non facevano parte del CIS. Non ci sono ancora, cioè nel senso che sono tutti temi che non sono ancora stati approfonditi. C'è il decreto, ma non gli attuativi, cioè nel senso che vi dà la linea guida del come fare per ottenere la ricostruzione con una pratica di un privato, di un'attività produttiva, insomma. Però per quanto riguarda invece automobili, mobilio, cioè queste cose probabilmente saranno degli attuativi, questa è una linea guida che è il decreto che serve a nominare il commissario e dire bene, commissario, devi seguire questa strada. Poi ci saranno tutti gli attuativi, per quello che prima vi dicevo, quel tempo ci serve anche per far uscire questo decreto, lui entro i 2 mesi dovrebbe farlo. Niente. Quanto ricordo sul discorso del CIS e della problematica inquilino proprietario, visto che io sono il proprietario di inquilino, in accordo stiamo aspettando di vedere se cambia qualcosa, perché l'inquilino ha già anticipato per potersi prenotare dei domestici mobili uguali che supererebbe già 5.000 euro. Da parte mia non so bene come potete certi lavori che ci sono da fare, parlo di una casa in via Lacchi, qui comunque siamo al primo piano, comunque nonostante il primo piano, una bella maniera, quindi ancora non si evidenziano bene le cose da fare, ora stavo quasi aspettando, non abbiamo ancora fatto nessuna domanda, per vedere se c'era la prospettiva che si potessero sdoppiare sulle cose, sempre questa prospettiva che dobbiamo assegnarci. E un'altra, nello stesso tempo, qualora io firmi il famoso modulo a 3 punti di tiro, cioè non potrò mai più montare su, cioè o se vengono, scusa la prospettiva che vengono lì, volevo un pochino capire, visto che siamo ancora in attesa per cercare di capire. Io rimanerei ancora in attesa, nel senso che non lo so, 30 agosto comunque non è dopodomani, quindi abbiamo ancora tempo per capirlo. Sì, speriamo nei 2 mesi della nomina del... Ce l'aspetteremo. Ovviamente le spese sono parte Sì, le spese sì, guarda che siano documentate, possono essere già state fatte, sì. Sì, prego. Secondo me fa parte dei casi di esclusione, se nella parte del modulo anche e la 999, perché adesso ci vado sopra perché per casi di esclusione sicuramente Yeah.
In questo momento la copertura della 999 è soltanto per il 3 più 2, quindi 5.000 euro. Poi c'è la famosa perizia che viene corrisposta da tanto per coprire le spese tecniche dei 750 euro, nell'ambito della quale si possono cercare di intanto prevedere lavori sopra ai 5.000 euro. Poi queste che saranno le modalità legate a questi nuovi contributi per le quali non era ancora stata definita la provvidenza fino a ieri, come dicevamo prima, sarà il commissario che le definirà e quindi si capirà come fare, se si avrà diritto per avere il di più rispetto ai 5.000. Però oggi il certissimo è il 3 più 2, poi il sopra al 5.000 purtroppo dobbiamo capire come fare. Occorre una perizia. Allora, nella 999, nella prima ordinanza, c'è questo tema della perizia che va legato 8, legato a questo atto, a firma di un tecnico, dove si possono prevedere, si può iniziare ad individuare i lavori che eccedono i 5.000 euro. Poi, oltre la perizia, credo che non sarà sufficiente la perizia, però non so quali saranno gli scaglioni, i diritti, le caratteristiche di accesso a questo contributo, questo non lo so. Ci saranno nuovi atti che ci diranno come fare questo tipo di richieste, però il fondo a livello statale dovrebbe essere stato costituito con questo DL88 di ieri. Cioè la perizia ad oggi sembra che debba essere sempre presentata al comune, noi stavamo dicendo se si sa col saldo, però non c'è definito il tempo. Prego, sì. Sono ricomprese anche le attività, le produttive, ma non dice come, quindi siamo speranzosi che il contributo di cui si parlava prima, con le due scadenze 30 agosto e 30 ottobre, riguarda solo la residenza, però nel nuovo decreto si parla anche dei danni a tutte le attività. Bisogna aspettare, magari vediamo se è passata l'estate e ci sarà questa volontà di fare un altro incontro, speriamo di avere nuove opportunità. Noi comunque cercheremo di uscire con le newsletter, se le sappiamo, ai tecnici e con i post al cittadino, con le informazioni al cittadino sul sito, insomma cercheremo di dare informazione di quanto riusciamo a cogliere anche noi dagli atti normativi. Prego. Comunque il DL88 non cita l'ordinanza 999, quindi non mette in relazione questo contributo per i lavori di riqualificazione degli edifici con il contributo dell'immediato sostegno, quindi non crederei. Daniele? Confrontandoci tra i tecnici di questo momento, governo e comuni.
lontano dall'Unione, mentre l'Unionale comunque ci sia un pagamento tracciabile, però per esempio ci si fa anche riferimento a questa struttura, quindi per esempio chi si è comprato una pompa di immersione viene da pensare dello scontrino di acquisto, lo scontrino parlante dove c'è scritto se è sufficiente per quel tipo di spese. Il modulo bingo, che forse è il modulo meno visto e meno conosciuto, nella seconda pagina ha una tabella riassuntiva dove appuntarsi tutte le spese, quindi tipo di documento, perché cosa è stato speso e l'importo. Quello può aiutare anche a mantenere una rendicontazione per vedere dove si è arrivato. Però ecco, sarebbe sempre bene anche il modulo bingo, il modulo del saldo. Però sarebbe sempre bene sia in quelli che sono i pagamenti che vengono fatti oggi e anche nei preventivi che ci sia il riferimento del ripristino danno dall'Unione o comunque il riferimento al danno unionale. Perché abbiamo visto, soprattutto nel terremoto dell'Emilia, con le rendicontazioni, che le causali hanno inciso parecchio. L'abbigliamento è nel 10% della spesa totale, quindi quello. Prego, signor. Posso un'informazione? Prego. Abiti in via Latini numero 51. Il primo da me sono le case del comune numero 65-67. Sono già allagati, hanno già il lago. È successo anche dopo l'alluvione, è stata una giornata che è tutto vero anche il lago. Io ho telefonato al comune, in un ufficio mi hanno detto che non era di sua competenza. A chi bisogna rivolgersi perché questi signori facciano pulire le fognature? Non so cosa devono far pulire, perché hanno proprio il lago. Ho telefonato ai vigili del fuoco, mi hanno detto: signora, se era per lei veniamo, ma se non è per lei noi non possiamo venire, che lei ci invita per altro. A chi mi devo rivolgere? Sembra una risposta un po' strana, questa è il comando. Bisogna sempre vedere chi c'è dall'altra parte. Allora, mi risulta che il numero dell'emergenza sia ancora attivo, solo c'è un operatore telefonico solo la mattina, 69 13 13, però il pomeriggio dovrebbero aver attivato comunque la segreteria telefonica, quindi se siete una condizione di dover lasciare una segnalazione, la mattina c'è una persona fisica, il pomeriggio, oggi facevamo anche il pomeriggio, quindi c'era anche oggi pomeriggio, il pomeriggio in cui invece non facciamo il rientro, dovrebbe esserci la segreteria, questo era quello che avevo sentito fino insomma nelle volontà delle settimane scorse. E sono alloggi ACER, quindi se non ho capito male. Perché posso? Allora, se è un alloggio ACER, comunque bisogna capire dai gestori che è l'ACER se possono fare un intervento, perché in questo momento non abbiamo più i volontari della protezione civile, quindi non abbiamo più quei supporti che arrivavano subito durante la gestione dell'emergenza. Adesso eccezionalmente sono qui, registro la segnalazione come se fossi in ufficio, poi domani cerco di capire perché ho dei contatti diretti con l'ACER. Grazie. I Galattini 65, le case ACER. 65-67, ho preso giù il numero perché io abito di fianco, ho detto se siamo in queste situazioni, se abbiamo in una giornata intera, ce la dobbiamo di nuovo. Ma non credo che sia un problema della casa specifica, cioè nel senso che loro forse si saranno allagati, bisogna capire per mettere in salubrità, comunque di svuotare, ma io credo che insomma, gli inquilini di ACER abbiano fatto presente questo problema, forse per una questione generale della capacità di resistenza della fonda, non lo so. Comunque domani faccio fare un approfondimento. Thank you.
pagare sempre dopo, lo Stato paga sempre in ritardo e lo Stato ogni tanto non paga neanche. Cioè, è una domanda a cui è difficile rispondere. Cioè, se lei fa i lavori, trova i finanziamenti, sicuramente presentando la domanda qualcosa arriva, anzi sarà sicuramente rimborsato, perché almeno negli ultimi grandi disastri in Italia i ricorsi sono arrivati, vengono fatti, eccetera. E se lei ha bisogno dei soldi per fare i lavori, penso che ci siano dei problemi, bisogna trovare delle forme di finanziamento per poter pagare i lavori per poi avere il ricorso. Purtroppo. Avremmo dato una risposta diversa, ma non siamo noi a parlare. Avuto qualche minuto ci sei arrivato? No, abbiamo mandato via tutte le domande che potevano essere, diciamo, ritenute concluse come istruttoria con esito positivo i primi di luglio, direi, sì, quindi che io sappia non sono ancora arrivati quei soldi perché poi farà il pagamento dalla regione. Il comune raccoglie, ma il pagamento dalla regione? Il comune si è fatto? No, sì, comunque abbiamo cercato di mandare avanti il maggior numero di domande possibili. Anche quelle le abbiamo già mandate, però non so i tempi in cui verranno dati i contributi. Prego. Sì, non, in questi pagamenti non li effettua il comune, perché se li avesse effettuati, sì, mi chiedevano se sono già stati fatti, oggi è il 6-7 di luglio, io non ho saputo di persone che abbiano già ricevuto il contributo. Se fosse girato sul fondo del comune sarebbe stato fatto lo stanziamento sul bilancio, avremmo liquidato noi, però noi non vediamo la liquidazione perché viene fatta direttamente sull'IBAN, sul conto corrente del richiedente. Quindi noi mandiamo la domanda, la comunicazione alla regione con un portale e poi dopo la regione fa direttamente il pagamento, quindi noi non lo sappiamo in questo momento, quantomeno non lo so. Comunque era così, ogni 15 giorni, 30 giugno, 15 giugno, 30 luglio, in teoria la cadenza era ogni 15 giorni, domanda su tutto, domanda su tutto. Bene, allora quest'ultima domanda, poi continuiamo. Alle 11:30 sicuramente organizzeremo anche altre serate, visto che insomma, la necessità c'è, siamo all'inizio, abbiamo bisogno di tante risposte, però noi ci prenderemo, visto anche la prudenza e quindi penso che interesse di tutti, anche nostro chiaramente, di organizzare. Per me ad esempio io lo richiedo perché per me c'è stato tanto il danno anche alla abitazione principale. Poi chi sa stabilire se la ragione io. Faccio l'esempio, la mia taverna e il garage comunicano non la casa principale, ho avuto il danno alla scala, al portone e all'impianto elettrico. Rientra o non rientra? In questo caso abbiamo valutato che rientra. Avevamo valutato che non potesse rientrare il danno alla pertinenza staccata dall'abitazione quando l'abitazione principale non era stata danneggiata, quindi il garage che non incideva sull'utilizzo abitativo della costruzione principale, diciamo. Allora, l'ultima domanda, prego. Poi che faccio soltanto una specifica, è chiaro che cioè, ci deve essere sempre un nesso di causalità, cioè io chiedo il risarcimento per il danno avuto a quell'elemento, quindi se ho avuto il danno all'impianto che è nella pertinenza, alla scala che mi conduce all'ambiente principale, ma se ho la cucina al piano primo e lì l'acqua non c'è arrivata, non è che mi chiedo, non è il suo caso, però facevo per estremizzare, non chiedo i soldi per la cucina nuova, ecco. Oppure se ho, era il caso no, che dicevo prima dell'immobile abusivo, dell'ampliamento fatto abusivamente, se ho una totale difformità, un'opera non legittima, non è che posso chiedere anche con il contributo dell'ultimo DL
il risarcimento del danno di un volume che non è legittimo dove è un abuso, che è il volume stesso. Prego, signora. Io vengo dalla presidenza e le ho di leggibilità sulla casa dove risiede mio marito. La leggibilità è stata data dietro un sopralluogo fatto dai vigili e in base alla registra fotografica è stata verificata la leggibilità senza che venissero feriti fatto sopralluogo tecnico. Ora devo dimostrare io che la casa è agibile attraverso il perizio e tutto il resto. E da questa perizia è risultato che per mettere in sicurezza devo fare un consolidamento in una parte di un muro di sostegno che, dove è venuta giù una frana dalla strada provinciale. Questa frana è partita da un punto dove un mese prima della riunione era stato fatto un intervento da parte della provincia con reti per tenere sulla parete. Un mese dopo è arrivato la riunione, è venuta giù la rete, tutto ha tirato giù. Tirando pertinenze e scartando il consistimento. Io posso chiedere alla provincia, perché per fare un lavoro di consolidamento devo rimuovere questa frana, perché altrimenti non ci arrivo a fare il lavoro. E la voglio fare io a mie spese o posso chiedere alla provincia che tolga questa terra? Sono questioni di diritto. Se sapevo che la domanda era così difficile non gliela facevo. Allora, il mio parere è che chi è responsabilizzato deve pagare. Adesso, se la provincia ha, come dire, il terreno della provincia, quindi della... Sì, però mi diceva che era stato fatto l'intervento alla provincia per tenere su un costone, una roccia, eccetera, quindi mi pare che sia il terreno pubblico. A questo punto, cioè, dovrebbe essere il comune a portare, cioè il proprietario pubblico a portare via il materiale. È una questione sempre di emergenza e di rilevanza degli interventi. Per ritornare al nostro caso, viene fatto nel nostro territorio una casistica delle cose principali per garantire pubblica incolumità, per garantire le strade, l'accesso alle persone residenti, l'etica, quindi se non so in quella zona lì che è rilevante, però se la terra deve essere portata via, deve essere portata via da chi è proprietario della terra. Quindi la mia risposta è scrivere alla provincia o all'ente, sono deputato, chiedendo che venga portata via. Poi la risposta non so se in questo periodo le verrà data subito le modalità, insomma. Di giorno tenere le finestre aperte, di notte chiuderle e accendere il condizionatore. Di giorno sfruttate finché ci sono queste temperature, fatto salvo per gli interrati che purtroppo hanno delle temperature molto basse. Ecco, allora nell'interrato è bene quando attaccate il condizionatore anche tenere le finestre aperte per vedere se la temperatura un po' si alza. Perché se non fate evaporare l'acqua difficilmente la tireremo fuori. Sì, anche perché nell'interrato di solito ci sono delle finestre. Allora, il riscaldamento. Finché le temperature sono queste è meno la temperatura, perché il riscaldamento acceso in questo momento può provocare una sciocatura troppo rapida e un danno da scoppio dei sani interni per un'evaporazione troppo rapida. In più, il PAI dell'Emilia Romagna dice che in questo periodo il riscaldamento non si può accendere. Però, con tutto questo posso spezzare una lancia e comprendo che è meglio una sciocatura lenta e costante piuttosto che un picco termico che può ordinare. Bene, allora prima di concludere voglio dire qualcosa che avete da parte del nostro settore, cioè l'agenzia immobiliare. Per questo vi suggerisco, al di fuori della nostra della sala, sul tavolo ho conosciuto i nostri giornalini, il nostro giornalino di denunce immobiliari. Non è che dovete prendere per vedere cosa si vende e cosa si compra, non è questa la cosa, però c'è un articolo. Abbiamo scritto un video redazionale dove spieghiamo
il titolo è quanto vale una casa illuminata, semplicemente perché purtroppo sta accadendo che qualche inesperto, diciamo anche di giovane volente mestiere, insomma di poca esperienza, vuol far passare che le case illuminate hanno avuto un apprezzamento del 50, del 60, insomma si stanno inventando delle percentuali che sono inesistenti, come pure le case non illuminate hanno avuto un doppio prezzo, non è assolutamente vero, assolutamente. Quindi non cascate in questa cosa, se avete piacere, avete necessità di fare delle votazioni, siamo in prima a dire che al momento siamo in una fase di stand-by, cioè stiamo aspettando come tutti voi, il discorso del risanamento dovuto ai mesi che vorranno per asciugare case, di vedere come si evolvono le cose e soprattutto vanno valutate le case anche in base ai danni da tutto, cioè sono danni leggeri tipo sono allagati piani interrati, cantini, servizi, è un conto. Se invece l'alluvione diciamo così coinvolga l'intera abitazione, la valutazione da oggi è molto prematura, perché vanno valutate diverse cose dai tecnici, specialisti, ingegneri, architetti e dai geometri, effettivamente il danno che ha subito la casa. Quindi ecco il messaggio, se avete piacere, abbiamo scritto un po' quello che noi, l'agenzia, non dice, l'agenzia di modo immobiliare, in comune accordo, abbiamo avuto lo stesso pensiero, cosa pensiamo in questa fase, questa cambierà ovviamente andando avanti, e cosa pensiamo sulle valutazioni degli immobili e come a nostro avviso vi dovreste comportare se avete l'idea di farla valutare, non detto per vendere o comprarla, ma anche solo per capire quanto può valere, c'è stata questa fase. Scusate questo piccolo intervento che abbiamo fatto come agenzia, ma lasciate spazio assolutamente a una cosa che noi ritenevamo molto importante per le persone. Detto questo, io ringrazio sicuramente la vostra presenza, ci ha fatto molto piacere che siate venuti. Vi promettiamo che organizzeremo a mano, passerà il tempo, altri incontri con la cittadinanza, quando saremo anche aggiornati con nuove informazioni anche più utili da dare, perché anche noi purtroppo a oggi con questo non possiamo avere tutte le risposte, però insomma cercheremo di dare il più possibile in modo da aiutarvi. Per questo ringrazio i nostri relatori, il geometra Alice Pagliari, poi ringrazio anche l'architetto Marco Cucino, l'avvocato Pagliari che è venuto da Polo e si è stato colpito da me. Io ringrazio tutti, vi auguro una buona serata e molto mobiliare, vi aspetto per la prossima riunione. Buona serata a tutti.